Salve a tutti ragazzi, buonasera, benvenuti ad una nuova diretta. Come avete già visto, sarà una diretta diversa come la scorsa che ho fatto con Graziano, perché anche questa sera avremo degli ospiti che abbiamo avuto anche modo di ascoltare nelle live passate, se vi ricordate. Tra l'altro sono stato uno proprio dei primi gruppi che abbiamo mandato in una delle nostre prime puntate durante il lockdown. Però prima chiamo Graziano, che è il mio collega che mi aiuterà con questa serata. Graziano, eccolo qua. Eccomi, ciao Luigi. Tutto Ciao Graziano, come stai? bene, tutto bene. Buonasera a tutti gli amici della crew Escape from the Memories. Ovviamente attendiamo che qualcuno si colleghi. Intanto vedo già che c'è movimento su Facebook. Possiamo Sì, vedere sì, sì. tutto da qua. Aspettiamo che arriva qualcuno e poi direi che possiamo anche cominciare. Infatti ci arrivano anche i primi commenti. Ok, il primo commento da YouTube. Sono Sono apprezzamenti, sono tanti. apprezzamenti. E c'è. Ok. Ok. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ok. Quindi anche qualcuno nuovo ci ha raggiunti stasera. Perfetto. Dai, Luigi, siccome sei tu di casa, lanciala tu la sigla, così Ok, non ti ciao voglio Giulia. rubare spazio. Vai, allora io mando la sigla e poi compariremo con i nostri ospiti. Ed eccoci qua. Buonasera. Sera, eccoci qua. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie Per averci ospitato questa sera. Grazie a voi per esserci. mille. Non vediamo l'ora di fare questa cosa. Tra l'altro, siete i nostri primi ospiti, quindi inauguriamo questo format alla grande. Perfetto, perfetto, sono contentissimo, Ottimo, guarda. onorato. Allora, io intanto vi presento in terza persona brevemente e poi vi lascerò a voi. Allora, questi due ragazzi che vedete qui sono Lorenzo e Dave degli Antena White Opera, che sono una band che, come dicevo prima, abbiamo anche ascoltato in un episodio molto molto vecchio e questa sera avremo modo di conoscerli meglio e di ascoltarli meglio. Ragazzi, io vi lascio a voi la parola, presentatevi, dite chi siete e brevemente chi è la vostra band. Ma ragazzi, chi Ottimo. sono gli Antena White Opera? Domanda veramente molto difficile. Tre cretini? Va bene, no, scherzo. Siamo due ragazzi che praticamente fanno prog, sono nati dall'amore per il progressive metal, tutto nato ovviamente tramite la nostra band preferita che sono i Dream Theater. Dopodiché abbiamo incominciato un nostro periodo piccolo di esplorazione musicale, quindi abbiamo cercato un po' a destra e a sinistra il nostro io, quindi il nostro io personale, e dopodiché è arrivata la voce, la prima voce, Susanna Losi, che saluto tantissimo, le voglio un mondo di bene, ci ha prestato la voce per il nostro primo EP chiamato Psyche, che oramai è uscito nel 2018, quindi ci siamo. E dopodiché nel 2020 è subentrata finalmente Paola Criscione, anche lei la salutiamo, che è qui sicuramente in chat che ci segue.
Lei è stata quella che ha cambiato brutalmente, penso, il nostro modo di scrivere e di suonare. C'è da dire che noi l'album l'avevamo scritto già prima di conoscere lei, ma il discorso è stato che quando è subentrata lei, proprio il progetto si è stravolto, la composizione si è stravolta, abbiamo dovuto fare tutto in un modo completamente figo per accoglierla al meglio. Diciamo che io posso dire questo degli Antenna White Opera: è una piccola grande famiglia a cui vogliamo un bene dell'anima e io ci lavoro personalmente dalla mattina alla sera. Ti capiamo perfettamente. Ottimo, Intanto ottimo. vediamo commenti di apprezzamento. C'è Giulia che dice che bella gente, l'ho fatti vedere in Sì, sovraimpressione. sì, sì, Abbiamo sì. anche un commento in Grazie arabo. Giulia. Come? Grazie Poi Giulia. abbiamo. Salutiamo il commento in arabo. Grazie mille. Qualsiasi Please write cosa in English. voglia dire, e lo No. ringraziamo. Magari hai detto che siete quattro cretini, cioè siamo quattro Non si cretini. sa mai, esatto. E per favore, bring your own bomb, giusto per citare i System of Down. Esatto, Ok, esatto. usa Okay, le ciao tenere Augusto per anche da te. Quindi salutiamo YouTube. anche Augusto da YouTube, quindi Ciao ci Augusto. siamo. Ciao Augusto. Uno dei fedeli della crew. Sì. Ottimo, ottimo. Comunque, volevo dire ai ragazzi che come, diciamo, presentazione molto bella perché come racconto, personalmente mi incuriosisce molto quando c'è qualcosa dietro a un progetto, nel senso che Sì. qualcosa che spinge le persone a creare un progetto musicale, una pagina, un qualcosa di artistico, Certo, ti la volontà ringrazio proprio di Graziano, esprimersi, ti insomma. ringrazio davvero tanto. Guarda, poi c'è da dire anche un altro aneddoto che molti magari non lo sanno, però tutta la gente che ci segue oramai lo sa. Il problema degli Antenna White Opera è stato che io e Lollo ci siamo conosciuti praticamente quando, per una gita scolastica, io ero andato giù a Campobasso al suo liceo musicale. C'è Sì, stato è questo stato un gemellaggio. gemellaggio, Esatto, esattamente. e ci siamo conosciuti, gli unici due sfigati che ascoltavano i Dream Theater di tutti i licei musicali, ci siamo Vabbè. trovati e ci siamo messi lì a parlare per ore, dopodiché ci siamo continuati a sentire tutte le sere, cosa che continua adesso a distanza di quasi 7 anni da Ormai quando ci si conosce, è quindi è così, quotidiano ormai, è così. sì. Ma giusto per chi non vi conosce, voi siete di? Sì. Allora, io sono di Parma, Lorenzo Ok. è di Campobasso, Paola è siciliana, però al momento sta studiando al Conservatorio di Parma. Lei sta studiando canto pop, quindi è nella mia stessa classe. Ho fatto Abbiamo conoscenza fatto una proprio specie di di lei. triangolo. Sì, Esatto, sì. esatto. Abbiamo creato praticamente tutto, dal Sì. nord, centro, sud e poi sud. Quindi Sono le è così. triangolazioni fantomatiche. Infatti Questo io dà la vi. morale Sì, che esatto, la lì. musica unisce. No, ma la Sì, cosa figa esatto. è che siamo anche qui multietnici, diciamo, nel senso che io sono di Napoli, Certo. Luigi di Cassino, voi da quanto ho capito, io e Lorenzo siamo abbastanza vicini a livello di chilometraggio, quindi rispetto a E va. Parma, ecco. Sì, Solo, certo. Luigi lo guardo di qua e Campobasso lo guardo di qua, quindi posso A stare. Sì, posto. assolutamente. Sì. Intanto, viva i siciliani, io vengo da Palermo, dice Giulia. Nazione Grande. napoletana, abbiamo anche Ottimo. il Regno delle Sicilie. E ragazzi, avete parlato di Dream Theater, no? E quindi Sì. partiamo con il punto cardine di questa puntata, uno dei due punti cardine che sono le top 3, e iniziamo con i Yes. chitarristi. Oh Ah. cacchio. Lo so Madonna. che è difficile, È lo so che è difficile, ai difficile. ai ai. Però è questo Raga, proprio il bello, quindi. vabbè, è una domanda un po' del cavolo. Io ci metto Lewis, io e Lewis. No, non è vero, sto scherzando. Beh, Lewis è un grande chitarrista, è molto bravo, quindi è Ti ringrazio. top. Per quanto riguarda, dal mio punto di vista, i Guitar Heroes, per me sono sicuramente in quest'ordine, sono John Petrucci, poi ci metterei un bel tocco di Richard Henschel, assolutamente. E al momento non so perché mi viene da dire un italiano che per me è uno dei migliori che c'è al momento, che è Luca Meneghello, che è anche il mio insegnante. Non lo dico perché ci sta seguendo, perché non penso neanche stia guardando la live, però effettivamente, ragà, da quando l'ho conosciuto è devastante. C'è cioè uno che fa fusion in una maniera allucinante. Per me questi qua sono i tre
chitarristi che mi stanno facendo andare al momento giù di testa. Intanto c'è un suggerimento da parte Domenico Pini. Antonio è il nostro grafico, quindi lo salutiamo. Ringraziate per tutto quello che ha fatto. Quindi Chi mai risponderebbe in questo modo? ci sono due domande da parte del pubblico che voglio fare prima di passare la top 3 anche a Lorenzo, perché è vero che è un Certo. batterista, ma la cosa figa che abbiamo fatto pure nella scorsa puntata è stata quella di intercambiarci le cose, nel senso che la scorsa puntata io ho dato i miei tre chitarristi preferiti e sono batterista, e Luigi ha dato anche i suoi tre È batteristi giusto, preferiti, giusto anche per è dare giustissimo. una differenziazione tra chi percepisce la musica perché è il suo strumento e chi percepisce la musica diversamente perché magari suona un altro strumento e Il ha una doppio punto visione di diversa. vista, praticamente. Esatto, un punto di vista diverso. E ci Sì. sta Giulia che chiede la domanda, una canzone preferita dei Motionless in White. Ok. Io rispondo Incarnate La perché è l'unica che conosco. stavo Una! pensando anch'io. E tra l'altro c'è Ragazzi, mi anche. dispiace dirlo, Non però che anche io la conosco, no, passo manco io. perché non li conosco, mi duole. Sì, Allora, io dico Incarnate dei Motionless White, però ha il ritornello uguale a una canzone di Dolce Nera, è che prima o vero, è poi. vero. È vero. Intanto c'è anche, penso, Matteo Melucci, e approfitto per dire a tutti gli amici che stanno dal gruppo Facebook che dovete dare il consenso a StreamYard per poter far visionare il vostro nome. Se vi scocciate di cliccare il link sopra, basta che vi firmate a fine commento, così evitiamo. Come ha fatto Matteo, perfetto. Matteo, infatti, dice: a proposito di chiaristi, cosa ne pensate di Zakk Wylde? Lewis? Ok, allora. No, vabbè, dai, è bravo, però. Vai, Lewis, prova a dire tu Allora, no, qualcosina. beh, io ricordo, diciamo, quando proprio nella mia prima band avevo circa 12 anni, mi colpì il fatto, insomma, che faceva i dive bomb, no? In quel Sì. modo esagerato, quella roba tamarra mi è sempre piaciuta. Però effettivamente poi, quando ando avanti, anch'io mi sono spostato su altri chitarristi, però La comunque stessa cosa, uguale, cioè melodicamente è molto bravo, sa scrivere, non si scherza, fa il pazzo, però comunque è un chitarrista bravo sicuramente, per essere arrivato a essere chiamato ovunque, Esatto. essere riconosciuto vuol dire che è bravo, però dal mio punto di vista è molto sopravvalutato. Ok. Lorenzo, tu dai, vuoi dare un giudizio? Io dico solo che è stata una figata vedere un live dove, come intermezzo, diceva tipo Limp Bizkit, Sax Cock, una cosa che poi partiva la canzone. Mi Ah. ha fatto solo ridere. Io di solito non sono il tipo che disprezza i generi, anzi, cioè, figuratevi. No, Però a me mi ha ci fatto mancherebbe. ridere che dal nulla, posso dare l'attacco. Che di solito da lui gli attacchi nei Black Label Society per far partire i brani, a posto tipo c'è sto breakdown, ta 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 ta, Limp Bizkit, Sax Cock, e poi partiva la canzone. Bellissimo. Intanto ci dicono che spaccava i culi con Ozzy, certo. Certo, ovviamente, Sì. ovviamente. Certo. Arriva un altro commento di Voglia. Raul che dice: i Petrucci e Richard sono strascontati per chi conosce Dave. Io non lo È conoscevo, giusto. quindi. vabbè, è giusto. Per me, sì. Riamici a Giustamente. casa non è Richard Benson. No, no, Richard Hanshaw degli Aiken, non so se li No, conoscete, no, gli siccome Aiken no, comunque. volevo fare la battuta, E c'hai ragione, scusatemi. ma comunque guarda che è un grandissimo chitarrista Benson, cioè, Non finché George chiamatelo va da Benzoni, per favore. finché George Benson va bene, se poi ci metti Richard davanti diventa uno schifo, cioè sono due cose un po' diverse. Ok, allora Dobbiamo Luigi, fare. andiamo con la prossima domanda. Allora, Allora, al Lollo, caspita, al Lollo. doveva Ah, è vero, è rispondere. Lollo, Sì. scusatemi. Ci vuole. Vai, vai. Allora, come primo Perdon. chitarrista su tutti, ovviamente come Dave, io vado su John Petrucci perché ci sono nato con John Petrucci, con gli album dei Dream, quindi è il mio più grande punto di riferimento alla chitarra, il suo stile. Poi, come secondo chitarrista, forse direi, non sono espertissimo di tecnica e quant'altro, però forse direi Yngwie Malmsteen, perché Ok. praticamente il live a Budokan ho il DVD e quindi mi è piaciuto un sacco Ok. come ha Beh, sì. suonato. E poi, terzo chitarrista invece, terzo chitarrista è un po' difficile, forse potrei dire a livello di musicalità mi piace.
dato che comunque io sono molto, molto, molto orientato verso il prog, quindi verso la band Symphony X, forse andrei su Michael Romeo, che a Grande, volte ok, lancia sì. degli assoli veramente, veramente molto interessanti. Mi piace un sacco quando fa Entrambi quelle molto forti in corse stile in comunque. scala esatonale, cioè poi Certo. fa shredding assurdi, quindi Sì, mi sì, sì, sì. piace. Questa è la mia top 3. Ottimo, ottimo. Nulla da dire, nulla da dire. Tra l'altro abbiamo pure qua Augusto in chat, che lui è grande fan di Malmsteen, ha mandato anche, spesso ci mandava i link suoi, Sì. quindi sarà sicuramente d'accordo con te. Allora, come avevamo già Ottimo. preannunciato, adesso arriva la controdomanda che sarebbe top 3 drummers. Divertitevi. Yeah. Fighissimo. Vai, bro. Devo partire io, va bene. Vai, vai. Allora, John Iseman, raga. John Iseman, scusatemi, so che non lo conoscete magari, però John Iseman Assolutamente. dei Tempest, cioè ha suonato con i Tempest, con i Colossium, ha suonato con un sacco di band e penso abbia fatto un sacco di roba. Poi sicuramente, vabbè, Mike Portnoy, che arriva allo stesso posto comunque di John Iseman, cioè praticamente è sempre uno. E poi ci metterei anche Mike Mangini, proprio per finire questo trio perfetto. Qualcuno suggerisce Lorenzo Armagno. Ovvio, Dicono ovvio, ovvio. anche: ma questa non è Rai 3, no, perché non si paga il canone. E Meno non ci male. sono i servizi sul Papa, perciò Si ti immagini paga il che hanno la cannone tassa di qui. Rai. Cioè, non è la Rai se almeno un servizio al giorno non è sul Papa, quindi non Tra vi l'altro, preoccupate. scusate, volevo ringraziare Regon GB che si è abbonato al canale, quindi a modo suo ha pagato il canone. Grazie Grazie mille. mille. Dai, Grazie. Saluti da Silver King. Ciao Silver King, sì, stasera siamo in compagnia, come vedi. Buonasera. E Buonasera, ciao. Ok. ovviamente adesso Lorenzo che... sentiamo Lollo che cosa dice, ma secondo me so già. Scommetto Allora, 100 euro Mike Portnoy tra ma questi. derivando dai Dream Theater, io vi posso dire. Allora, vabbè, Non Mike Mangini. partiamo prima di tutto. Sì, vai, vai. Allora, Mike Portnoy, purtroppo non ho mai avuto il grandissimo onore di incontrarlo, ma la sua musicalità per me è veramente assurda, cioè anche negli assoli, in tutto quanto. Quindi io direi primo posto Mike Portnoy, assolutamente. E poi non faccio una... Ok. Vediamo, sto pensando. Secondo posto, vabbè, sicuramente Mike Mangini. Mike Mangini, racconto un piccolo aneddoto. Ho avuto invece con lui la fortuna di fare una jam insieme a lui in 7/16 in una Ok. masterclass alla Fonderia delle Arti a Roma. E come mi sono divertito lì, guarda, con quella persona il feeling perfetto. Tutto quanto, un mostro tecnico. L'ho conosciuto giustamente perché seguivo i Dream quando se n'è andato Portnoy, è arrivato Mike, ma la sua tecnica, la sua velocità sono assurde. Però comparate giustamente la musicalità di Mike Portnoy, non ci sono rivali, insomma, non ci sono uguali anche. E terzo batterista, Gavin Harrison, andrei a dire. Porcupine Tree. Perché Gavin Harrison non solo Porcupine Tree, ma Anche in Battiato. generale lui ha una eleganza, cioè il suo stile è proprio elegantissimo alla batteria. I tipi di passaggi di groove che lui sceglie di fare veramente sono originalissimi. È una persona unica, quindi veramente questa è la mia top 3. Mando la palla al balzo agli amici perché se vi ascoltate la cura di Battiato c'è Gavin Harrison e c'è anche un bellissimo progetto che si chiama Pineapple Thief che sono molto interessanti. Io Esatto. non sono un amante del prog ma qualcosa l'ascolticchio. Quindi quando ho appena detto Gavin Harrison ho capito, cioè c'è tutto questo mondo, Sì. cioè, soprattutto i suoi fraseggi e le sue scelte ritmiche. Esatto, Sono quello fini, cioè sono eleganti, sono veramente ben pensate. Intanto, peccato Silver che mi King. debba fermare a tre, perché poi ho altri batteristi da elencare, giustamente, però E questo è il difficile questo è della. difficilissimo, esatto.
Perché anche l'altra volta, cioè l'altra volta io vengo dire... Giulia, comunque rispondo a Giulia, vai, e rispondo tranquillo. Anche a Silver King che ci chiede se siamo amanti del metal. Direi proprio di sì, Si trovano qua. Volevo far finire di parlare a Lorenzo che spiegava i passaggi eleganti di Kevin Harrison. Scusami Lollo, perdonami. Non ti preoccupare. Mi ero fermato. È che è bello sentire, comunque ci sono quando ci sono le cose in comune, nonostante io ascolti più death metal che progressive, io quando qualcuno mi nomina Kevin Harrison, io capisco già subito cosa piace di quel batterista, perché ha un tocco invidiabile. Esattamente. E a proposito di tocchi invidiabili, io prendo la palla e ve la tiro contro, perché potrebbe essere una domanda concatenata a quella precedente. Quindi, scusatemi ragazzi, le vostre influenze ultimali, cioè del momento, cioè dell'ultimo periodo. Caspita, bella cosa. Intanto saluto la mia ragazza che mi ha appena scritto qua sotto, ciao a tutti, devo salutarla, ciao amore. Ciao Ambra. Grazie per avermi iscritto. Le ultime influenze musicali, raga, però c'è... A livello di band, posso dire... tutto quello che vuoi, in realtà. Tutto quello allora, che vuoi. Posso fare una cosa seria adesso? Per l'ultimo nostro album, quindi questo terzo album di cui avete sgamato oramai il nome, però invito tutti quanti ad andare a cercare l'easter egg, che è una cavolata, andatelo a cercare comunque. E oramai Instagram è tempestato di easter egg da parte nostra. In ogni caso, ragazzi, vi dico che in primis abbiamo dovuto soprattutto ascoltare noi stessi, quindi la prima influenza è arrivata da noi stessi sicuramente. Tutto quello che c'è stato in passato è stata una completa influenza, ve lo posso assicurare. Dopodiché ovviamente le nostre influenze sono sempre quelle dei Dream Theater, poi ovviamente si aggiungono ogni ascolto nuovo comunque di qualsiasi cosa, magari esce il nuovo album degli Aiken, lo ascolti, esce una cosa nuova di Steven Wilson, adesso meno, però comunque ne si fa tutto un po' brodaglia e si vede quello che viene. Per me queste sono le mie influenze al momento, quindi sicuramente noi, Dream e gli Aiken. Ok. Vai. Allora, sicuramente di influenze ce ne sono tantissime. Io personalmente, ecco, aggiungerei a quelle che ha detto Dave, che bene o male sono anche le basi un po' per il nostro progetto, proprio vedere i grandi come si rapportano con tale stile. Quindi ovviamente mapparlo dalla nostra parte, cercare di metterci la nostra firma, il nostro stile dietro. Però oltre, io andrei anche, a proposito, parlando di orchestre e di tastiere, su diverse colonne sonore, perché io mi ispiro anche un sacco da tecniche, da particolari passaggi e fraseggi che comunque derivano principalmente da colonne sonore. E l'orchestra può essere definita sotto un certo punto di vista come un secondo progressive metal per certi passaggi, per partiture e quant'altro. Quindi veramente studiando le colonne sonore, le orchestre, veramente che a mio parere si migliora un sacco, soprattutto se si vuole scrivere il nostro genere musicale. E poi non solo colonne sonore, ovviamente anche musica fusion, anche generi che comunque enfatizzano molto di più diversi colori musicali, cioè quindi l'obiettivo migliore sta proprio nel assimilare tutte queste cose, tutti questi stili, queste caratteristiche, e unirle in un unico genere, trasformando proprio, cercando di essere originali, di creare una tua linea personale. Queste sono le influenze. Ok. Tra l'altro, quando hai detto il fatto dell'orchestra, mi sono ricordato di quando il Matteo, che sarebbe il nostro tastierista, mi voleva costringermi appunto ad ascoltare musica orchestrale. E quindi mi diceva, ascolta, senti che questo è prog, senti che cosa fanno. E praticamente
alla fine mi ha fatto appassionare pure a me, quindi cioè, riconosco quello che hai detto assolutamente. Certo. E poi soprattutto in quella complessità puoi trovare veramente un'infinità di spunti da riportare poi a modo tuo nella tua musica, quindi un bel punto di riferimento. Assolutamente. Cioè, quello che io dico è che, cioè, in un certo senso bisogna aprirsi, perché poi guardare in un'unica direzione alla fine ti porta magari a fare musica un po' più indirizzata verso un particolare tipo di monotonia. Certo. No? Quindi sì. È sempre bello ricercare nuove cose e trasmetterle giustamente sotto il tuo genere, o magari comunque richiamare altri stili che ti piacciono. Sì, cioè, alla fine si tratta di guardarsi. Scusate. Esatto. Salutiamo Luca Pacitto, vi prego, ma è la cosa che io vorrei di più. Ciao, in questa... ciao. Un abbraccione al nostro amico Luca Pacitto. Non poteva mancare, perché è lui che, diciamo, mi ha consigliato la vostra band all'inizio, durante le prime dirette, quindi è grazie a Luca se stasera siamo qui tutti riuniti. Carissimo. Quindi, ciao Luca. Luca Pacitto! Intanto anche gli altri salutano Luca, quindi c'è un saluto generale da parte di Luca. Luca, ragazzi, Luca ha una certa fama. Voglia. È un genio, mi sembra. Aspetta, scritto, cazzo. Letto. No, mi sento. Vabbè. È un genio. Mi spiace voler smorzare questa atmosfera, diciamo, gioviale, ma la prossima domanda che vi farà Luigi sarà proprio spiazzantissima, penso. Allora, ragazzi, sì, la cosa difficile è che è una domanda vastissima e dovete rispondere così al momento. Dimmi, quindi, quando posso, Luigi. Vado. Vai. Top 3 album di sempre preferiti. Fanculo. Solo tre. Ok, Sins From A Memory, okay. Octavarium, Live in Japan dei Deep Purple. Ok. vado io? Vai. Allora, Sins From A Memory, Images and Words, e The Divine Wings of Tragedy dei Symphonics. Ok, bello. Okay. Abbiamo constatato che non vi piacciono proprio i Dream Theater, cioè proprio li non ce ne frega proprio niente di loro, nulla. Suonano punk, street punk, quelli là. Noi facciamo jazz, ragazzi, noi facciamo free jazz, è così. È bello. No, vabbè, comunque, andai. Amici che da casa che ascoltano i Dream Theater, andate ad ascoltare pure i ragazzi, perché... Grazie. Potranno Grazie. Soddisfare potranno i vostri capire che siamo malati di Dream. Ragazzi, l'ultimo commento. Ah, ma non abbiamo nominato, porca miseria, non ho nominato i Liquid Tension, mannaggia. Vabbè. Qual è la difficoltà? Intanto chiedono chi sono i Sogno Teatro. Questo è sempre Antonio che fa il pirla, ovviamente, ma è giusto così. Vabbè, Sogno Teatro, del resto in America così li nominano, no? Sì, esatto. Sogno Teatro. Teatro dei Sogni, esatto. E poi mi sembra che sia un nome veramente, mi sembra che sia un nome suggerito dal padre di Mike Portnoy. Esattamente. Dal padre adottivo, raga, di Mike Portnoy. E sì. La cosa fighissima che questa sanno veramente in pochi è che dalle parti di Hell's Kitchen... c'era praticamente un nuovo cinema un po' particolare, che era un ex cinema a luci rosse, e che aveva appena aperto e si chiamava proprio Dream Theater. Quindi la figata è nata da lì. E lui ha detto, anzi, okay, veramente si chiamava Theater of Dream. E il papà di Mike gli aveva detto questa cosa qui, una figata assurda. Sì, gli aveva consigliato. Questo tornando in precedenza, perché il nome Majesty era già stato usato da un'altra band. Sì, esattamente. Poi mi sembra che ci sia anche una band power, si chiama Thai Majesty, quindi è un nome abbastanza diffuso. Come ma Majesty, se vi piace il power, se vi piace il power, io ve li consiglio fondamentalmente. Intanto giraci, sì, no dai, c'è anche la mia ragazza, c'è, non disprezziamo nessuno, c'è anche l'arabo sopra, che magari sì. non si sa cosa ha scritto, quindi noi lo diamo per buono pure lui. Comunque, cioè, a tutti gli amici, se avete domande
per i ragazzi, fatele, perché ovviamente sì, abbiamo preparato il nostro set di domande, bella. Ma è bello anche quando interagite, se avete le vostre top 3 da proporre ai Waiuni, proponete. esatto, dai. Dai un po' di gare in questa live. Intanto... Allora, facciamo così, intanto che i ragazzi pensano alle domande da fare, io mando un video degli Antenna White Opera, così chi non li conosce può ascoltare qui in diretta una loro canzone. Io vado e ci rivediamo dopo la canzone, ragazzi. A dopo! Eccoci qua. Okay. Allora, piaciuto? Intanto ho appena finito di suonare, mi sono andato a sedere. Stesso, lo stesso rack e Lorenzo della Pearl. Io c'ho la versione successiva, che con la, io c'ho il Pearl Drum Rack 2, tu c'hai quello 1, mi sa, con l'ago gli snodi. Però io ce l'ho qua, che l'ho fatto appena dipingere adesso rispetto a quella volta nel video. Adesso ci ho anche sostituito il rack che tenevo della batteria elettronica, quindi ci ho aggiunto anche quello. Figo. Sì. Poi ho visto gli Octobans e tutta la situazione. Ah, quelli ci devono stare per forza. Sì, sotto non si fa progresso. Grazie mille, Giulia. Grazie mille anche a Luca per aver scritto prima. Intanto anche Matteo Mellucci ha scritto un grande, non so se si riferiva a qualcuno, però. Non so bene, però comunque grazie a tutti davvero. Intanto Giulia ha anticipato la domanda che volevamo fare. Attenzione. Quanto tempo? Ottimo. Bene o male, aspetta, ci siamo... Ok, sì. Ci sta una add-on che... No, non ti preoccupare. Una add-on che secondo me è giusto menzionare, perché ci si può fare un bel discorso. Eccoci. Quindi potete unire le due cose. Esattamente, era quello che... Perciò ti stavo fermando, perché già avevo capito. E, dicevo, allora, la nostra band, bene o male, è nata subito dopo che ci siamo conosciuti. E possiamo dire così. Perché, ovviamente, allora, parto dal presupposto che dopo il gemellaggio dei licei musicali che abbiamo fatto nel 2014, penso, ci siamo conosciuti, ci siamo dati il numero, abbiamo approfondito tutto quello che noi amavamo, lo abbiamo condiviso, giustamente partendo dai Dream Theater come punto focale, poi espandendoci su tutti gli altri generi. Ovviamente la voglia che avevamo, sia io che Dave, da quel periodo, ma da sempre, bene o male, era sempre quella di fare musica, di suonare, di scrivere musica nostra. E il bello è questo, che magari molte band, giustamente avendone anche la possibilità, non essendo lontane tra di loro di posizioni geografiche, ovviamente scelgono di fare, ad esempio, una cover band, quindi di fare un tributo ai loro idoli. Nel caso nostro, entrambi volevamo creare, quindi avevamo questa grande passione di cominciare a fare un lavoro tutto nostro e di poter un giorno riuscire ad arrivare in alto. Ovviamente... Il nostro stile, come abbiamo già preannunciato prima, è una fusione dei nostri gruppi preferiti, partendo dai Dream, quindi è progressive, ma mescolato anche alle band preferite di Dave, mio grande amore per colonne sonore, per magari robe fusion, per altri tipi di gruppi, e abbiamo mescolato tutte queste cose, e infatti per questo, proprio per riuscire a capire
quale poi sarebbe stato il nostro vero stile, abbiamo iniziato a scrivere brani, condividendoceli tra noi, online, ovviamente, sentendoci ogni sera. E praticamente ci tengo a specificare questa cosa, attenzione. Vai. Ragazzi, dopo 7 anni quasi, noi esattamente il primo maggio ci siamo conosciuti, esattamente il primo maggio, raga, quindi importante da dirsi, dopo quasi 7 anni ancora tutte le sere ci sentiamo per comporre. Fantastico, cioè, sì, è una cosa incredibile, non pensavo neanche io all'epoca che sarebbe nata una tale fratellanza fra me e Lollo, quindi incredibile, davvero. Mi sento proprio di Sì. dirlo che è penso l'amico più grande che potessi trovare. Peccato solo Reciproca. a 660 km di distanza da dove sono io, ma va bene lo stesso. Come dire, la distanza unisce. Però Esatto. ovviamente proprio da questo non è che il nostro stile, appena ci siamo conosciuti, sappiamo scrivere le suite di 25 minuti, sì, magari. Ad arrivare a questo, ovviamente, c'è voluto. Do ragione a quello che dice Antonio, perché effettivamente Anto lo sa, Anto ha sentito molte cose che non sono neanche uscite degli AU, quindi tante demo anche prima del nostro EP, ed E qua volevo effettivamente arrivare. ha ragione, perché abbiamo Lo abbiamo scritto un fatto per sacco di roba. conoscerci. Lo Esatto, abbiamo abbiamo fatto per scritto. conoscerci, per capire come unire quello che vuole scrivere Dave, quello che voglio scrivere io e come arrivare a No, fare il tutto. nostro periodo di conoscenza è durato quasi 2 anni circa, comunque, e va dal 2014-15, diciamo, fino al 16, anche 2017. 2016, Sì, eh sì. esatto. Poi nel 2017 abbiamo iniziato a scrivere Sai, che finalmente è uscito poi alla fine del 2018. Sì, sai che è stato il primo progetto che abbiamo detto questa volta finalmente possiamo far uscire tutto, possiamo, perché siamo sicuri di quello che facciamo. Tant'è che adesso, quando vogliamo scrivere un qualcosa di nuovo, anche col terzo album è successo, è accaduto tutto molto più in fretta, perché quando io dico, bro, io qua ci voglio un qualcosa, c'hai presente quando, faccio un esempio, no? E lui subito mi capisce in 2 secondi, cioè Sì, per fortuna ormai adesso c'è è. questa intesa molto grossa che Esatto. solo a parole riusciamo a capire quello che dobbiamo fare, perché oramai con certi piccoli termini che ci siamo dati, tipo faccio un esempio molto stupido che molto spesso io dico, Lollo cacciami fuori dagli accordi acquatici, lui con accordo acquatico sa che cosa intendo. Ok, Quindi, a voglia. idem lui, se lui mi dice fammi una roba cazzotissima in palmute, io so già che cosa devo tirar fuori. Sì, Quindi questo è che è c'è una breve bella aneddoto, perché una intesa. volta ho fatto una progressione di accordi, no? Molto, molto ambient, molto aperti, spaziosi. Noi veniamo volentieri, Ho Giulia, guarda che io ci vengo veramente anche senza chiesto lo scherzo, cioè per me non ci sono Super problemi. Festival, Super Super Festival. Festival, Certo. Però ci deve essere Luca Pacitto, altrimenti non vengo. Io spero che questa situazione finisca il prima possibile, così veramente possiamo divertirci tutti Sì, quanti. anche perché ci siamo Assolutamente. anche un po' rotti i Comunque. coglioni, diciamo la Un verità. po', giusto un Sì. po', va. Portiamo due E arancini ad Anto, ma facciamo anche tre o quattro. pensare, a Sì. proposito di Dream Theater, che non stiamo parlando, non ne abbiamo mai parlato in questa live. No, L'anno quando scorso, in mai? questo mese, sono stato al live a Roma dei Dream. Hai Quindi fatto speriamo. giusto in tempo prima che iniziassero ad annullare tutto, Praticamente praticamente. sì, cioè appena sono uscito già quasi lockdown, quindi Sì, 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 giusto sì. in tempo, all'ultimo, l'ultimo. Perfetto. Ovviamente Luca Ragazzi, ci sta. perdonate un secondo solo, Vai tranquillo, cioè, vai ho il tranquillo. gatto. Ok, Intanto c'ha no. il Ah, il gatto, gatto che gli ha io. staccato la cosa, Beh, vabbè. Sì, di comunque solito sì. io evito di Giusto parlare dei miei piani evaporati per colpa del lockdown, perché penso che ogni volta che faccio le dirette con Luigi, cioè io sto rosicando come una bestia. Sì, no, guarda. Evitiamo, evitiamo, non voglio monopolizzare lo spazio. Però per dire, voglio un attimo prendermi il tempo mentre. Eccolo, eccolo. Ah, eccolo qua. Ok. Sei in E diretta mondiale, adesso puoi andare. Contilli. Eccoci No, qua. volevo dire una cosa, se intendo comunque la storia dei ragazzi su come si sono conosciuti, eccetera. Quando io ho avuto tante esperienze nel corso della mia breve e triste vita di persone che escono fuori dai progetti, se vanno via, progetti, non si può fare perché sono lontano, non si può fare per.
quello che voglio dire a tutti è che volere è potere, ed è una verissima questa cosa, perché i progetti nascono perché sono cose che vanno costruite nel tempo. Non è mai esistito che uno fa così e trova il sound. Non è stato facile, ragazzi, davvero, perché poi sapete, in questi anni sono cambiate tante cose. C'è da dire che noi registrando in casa, comunque facendo tutto made, la strumentazione che avevo io personalmente 7 anni fa era diversa da quella che avevo oggi. Quindi tutte le cose erano diverse. Adesso bene o male registro con l'Helix, Logic. Prima mi dovevo limitare a fare delle cose completamente diverse, arrangiarmi, mandare delle demo anche con Audacity, mi è capitato, raga. Cioè davvero roba che chi comunque fa musica sa che è schifo. Tanto leggiamo il commento del. Vogliamo assaggiare abbiamo anche quindi niente rider, che abbiamo già il catering di Giulio. Ma raga, ascoltate, ma perché parliamo di musica quando si parla di arancini, cassate, cannoli? È vero. La pasta con i carrubbi. in cucina con i rot. Faremo anche questo prossima serie. Tipo la sigla di gusto Rot's con Kitchen. Con Luis col cappello da bellissimo. Col cappello da cuoco con la chitarra sotto. Allora. Sì. Si dice arancinas. E poi faccio la io lo sapevo, bro, che avresti avviato una guerra adesso. L'ha detto Luca. Voglio dare una gamba a qualcuno perché, come l'ha detto lui, è il napoletano. Arancini sono i napoletani. Arancina sono quelli. Sono raga, fine fa questa diretta. E comunque Augusto entra e dice: volere non è potere, è dovere. Assolutamente sì. Assolutamente esatto. Sì, è giusto. Sì. Noi non quindi siamo nessuno qualcuno per poterlo dire, perché purtroppo non abbiamo ancora, chissà, raggiunto che cosa. Noi proviamo sempre, cioè l'importante è sempre quello di avere il sogno davanti, stampato. C'è Maxus, grande Maxus, un mio carissimo amico. Okay, ciao Maxus. Un saluto circolare a Maxus. Comunque, ragazzi, secondo me già quello che avete creato fino ad ora, secondo me già da considerarsi un grande traguardo, perché non è scontato il solo fatto di avere delle persone con il quale comporre e fare ciò che vi piace. Cioè, ve lo dico io che per molto tempo anche noi siamo stati in due, io e Edoardo, e proprio perché veramente è difficilissimo trovare quella sintonia di cui parlavate prima, esatto, e soprattutto vero, certo, quella volontà, perché alla base c'è quello, cioè il volerlo, le scuse sono per chi appunto non vuole fare realmente. Esatto, quindi, se mai vi dovesse capitare di avere un progetto a distanza, ragazzi, non abbiate timore, nel senso, il progetto è un po' come una relazione, dura anche a distanza di milioni di chilometri se lo si vuol far durare. E i primi che lo possono fare siete solo voi, quindi questo è un consiglio che vi posso dare. A volte io magari dei fattori come il fatto della distanza, il fatto magari del problema di non essere vicini, di non poter gemmare, no? Quindi fare suonare insieme e cose del genere potrebbe far tirare indietro, perché questa è una cosa che chi non ci ha pensato, cioè noi l'abbiamo pensato tante volte, però purtroppo il fatto è che se tu hai un sogno lo devi inseguire, punto e basta, perché poi alla fine te ne andrai a pentire, perché cioè poi dici cosa ho fatto, cioè io ho sempre questo sogno davanti. La vita è una sola, esatto. Come dico sempre, la vita è una sola, la frase che bisogna provarci, perché i mezzi ci sono, lo fanno gli altri, puoi farlo anche tu, cioè parliamoci chiaro. A volte ci si crea più problemi di quanti ce ne possano essere in realtà. Esatto. Poi eliminiamo le persone tossiche dei progetti, quelli che non hanno le stesse ambizioni, perché è importante fanno perdere tempo a noi e fanno perdere tempo agli altri. Certe persone è proprio veramente meglio non averle proprio, perché è vero. Poi ragazzi, c'è da dire anche una cosa, un'altra cosa molto stupida, però è verissimo. Questo sempre ritornando al discorso proprio dell'amicizia che c'è fra me e Lollo e tutto quanto, raga, in 7 anni ve lo posso garantire, se c'è il giusto dialogo, la giusta amicizia, si crea un giusto rapporto,
non vi capiterà mai neanche di litigare o di discutere. Ma bro, quante volte abbiamo discusso e litigato io e te? No, mai. Vabbè, ma questo non è... sì. Questo è poi c'è... Al di fuori della psicologia e cose del genere. C'è posta per te, dicono. È giusto. Oh, in ogni caso, ti vedo arrivando... da 5 anni. Oh mio Dio, signori. Oltre alla band avete altri progetti in mente? Allora, sicuramente sì. Posso farvi un piccolo spoiler per quanto riguarda un progetto con proprio il ragazzo che c'era prima in chat, Raul. Abbiamo incominciato da poco la composizione di un piccolo assaggio musicale, comunque di qualcosina così, di puramente strumentale. Una cosa formata da io, Raul e Lollo, e è una sorta di AUO, però ovviamente con una persona esterna, tutto strumentale. Okay. E questa è una cosa che è nata veramente sì sul prog, ma comunque è molto più sperimentale, cioè okay, più okay. Tipo alla Liquid, però addirittura oltre. Quindi ma diciamo stiamo adesso, ecco, adesso è il momento in cui stiamo conoscendo anche lo stile di Raul, quindi, cioè, ci stiamo approcciando tutti e tre, quindi certo. Diciamo in fase di creazione questa cosa. Poi, e... vabbè, oltre alla band, adesso... Vabbè, abbiamo sempre... altre band. Certo, sempre riguardante al discorso della band, però comunque una cosa importante, ci stiamo dedicando a questo benedetto merchandising, ragazzi, faccio un po' di spoiler, di pubblicità. Comunque questa è la nostra maglietta. Compratela, supportate ragazzi, perché appena ci sarà la possibilità di andarle a stampare, ragazzi, vi assicuro che verranno messe tutte in vendita. Quindi le magliette sono molto easy, figa. Molto semplici, sono state disegnate da Antonio, quindi Oli 888. Che tra l'altro scrive anche una cosa molto bella sul lavoro a distanza. Però alla fine ci tengo a dire una cosa, distanza o da vicino, però. L'importante è trovare la giusta alchimia tra le persone. Sì. Ragazzi, è giusto, quello è molto bello. se volete ragazzi vi do il sito dove potete fare anche i taglia pizza, gli apri bottiglia, ve lo passo. Manda. Facciamo il giveaway. Va no, benissimo, alla... grazie. Comunque, come dicevo prima, chiudiamo e poi vi mando alla prossima domanda. Quando qualcuno non vuole fare qualcosa è perché non la vuole fare. Questo è quello che ho imparato nel corso. Non ci stanno altre cose, sì, assolutamente. Ho avuto la fortuna di avere tutti quanti gli amici che ho da sempre nel mio gruppo, perché c'è mio fratello al basso e ci campo tutti i giorni, mio fratello maggiore al basso. C'ho il chitarrista che ci ho fatto insieme, progetti punk, progetti indie, progetti pop, cover band, poi siamo rotti le palle. Certo. E poi abbiamo trovato altre persone con una cosa che si dovrebbe fare, che quando la vita era normale si faceva, ai concerti. Perché io e il mio chitarrista Andrea, che conosce bene Luigi, ci siamo conosciuti al concerto dei Death Strage a Napoli, dove c'è stato questo mio pogo che l'ho scaraventato a terra, l'ho fatto male. L'ho recuperato, scusami, e poi da lì è nata un'amicizia, diciamo, molto coesa. La cosa figa è proprio condividere un percorso con le persone giuste, perché poi ci si butta al sangue, poi quando si potrà riprendere a fare concerti, si vivranno situazioni al limite insieme. Questa è stata un po' la stessa cosa nostra per farci conoscere al concerto dei Dream, raga. Cioè, avevamo la maglia Antena White Opera, praticamente per farci pubblicità a Verona. Esatto, a Verona. Ad un certo punto abbiamo iniziato a prendere le copie dei CD, a cui ne abbiamo dati anche agli Aiken, che hanno detto: oh, fantastico, vi facciamo sapere. Ho fatto sapere un cazzo, ma va bene lo stesso. A fine concerto io avevo ancora un malloppo così di CD, ho iniziato a prenderli e lanciarli così, ho detto: chi lo prende. Sì. Un po' come i Misfits quando andavano alla WCW che regalavano le magliette alla gente. Sì, ma sono strategie di marketing. Si prova a crescere. Sì, esatto. Sì, ma anche noi, cioè anche io la stessa cosa con i Laguna Coil, che poi tra l'altro salutiamo Richard dei Laguna che mi fa anche le lezioni. È proprio così che è stata la colluttazione. Molte volte sembra una cazzata, però anche per come ti poni, perché il musicista veterano si ricorda, cioè almeno chi non è stronzo, si ricorda che cosa ha dovuto passare per arrivare a un certo punto. Certo. Ne parlavo quando sono andato a Suffocation a Milano, quando si poteva andare ai concerti, e loro mi hanno spiegato tutta la cosa di come si sono mossi, cioè bei racconti veramente molto belli,
poi si è fregato la birra del mio amico e se n'è andato nel tour bus, però si faceva tipo un po' sì ragazzi, perché noi abbiamo iniziato passettino se n'è andato. Però la cosa figa è proprio vedere la risposta sincera, perché le persone, anche quando magari non ti conoscono, però apprezzano il fatto che tu vai lì e regali qualcosa, perché comunque assolutamente, è un bel gesto. Comunque, ragazzi, scusatemi, anch'io di tanto in tanto seguo la chat, salutiamo Giulia che è stata gentilissima a seguirci. Ricordati, Giulia, comunque, di seguirci su Instagram, nel caso tu lo abbia. Ciao Giulia, grazie. Ciao. Che cerchi Antena White Opera e ci trovi. Ovviamente segue anche i Rot e tutti, vabbè, segue già la Cuna. Ovvio, certo, perfetto. Certo. Vabbè, Giulia è una delle fedelissime. Vabbè, sì, quindi. Sì. Quindi ciao Giulia, la live te la puoi rivedere benissimo sia su YouTube che su Facebook, tranquillamente, sì. Quindi non ti preoccupare, non ti perdi niente, tra virgolette, in che senso? Che te lo puoi andare a recuperare. Bene, sì, amici, sì. Io faccio con la palla al balzo del regalo diciamo dei CD agli amici degli Hagen Dream Theater e anche a persone del pubblico, giusto? Certo, sì, a voglia. Vi chiedo soprattutto le band dell'anno scorso che vanno segnato. Ok. Top 3. L'anno scorso, un attimo, intendete quindi magari album usciti di Ma guarda, anche band, nel senso che l'altra volta ho nominato un gruppo di miei amici greci che hanno fatto sì l'album nel 2020, però io lo riconoscevo già da prima. Alla fine qualsiasi ascolto, qualsiasi band che l'anno scorso, anche durante il lockdown, mi ha accompagnato. Sì. Ma sicuramente, perdonami, bro, è indifferente, come vuoi tu. Vabbè, parto io. Sicuramente nominati Dream Theater. Forse. No, forse. Non posso nominare i Dream Theater. Theater hanno fatto l'album nel 2019 e poi non li voglio rinominare, sinceramente, perché sennò poi scoppia. Sì, esatto. Monopolizziamo il discorso. Allora, diciamo, i Sons of Apollo. Ottimo. Ok. È una band che seguo con molto piacere, non solo perché c'è Portnoy, ma anche perché c'è Derek Sherinian, che è un tastierista che adoro, semplicemente soprattutto nei Planet X, che è il suo miglior progetto, a mio parere. E è un album che mi è piaciuto veramente un sacco, ci sono molti pezzi molto più orientati verso il rock classico e anche il metal. Vedi tipo brani come Fall to Ascent, molto belli, insomma, e Goodbye Divinity. E brani prog anche molto caratterizzanti, come New World Today. E, okay. Secondo album direi Virus degli Aiken, è uscito nel 2020. Bello. Se non fosse stato per tutti quei rinvii dell'album che ci facevano credere che usciva, poi me lo sarei goduto molto di più, perché ciò mi ha portato, diciamo, tutti questi rinvii, ma penso non solo a me, so sicuramente a Dave e a Luca Pacì, sicuro. Sicuro? Sì. Comunque, ad ascoltare i brani purtroppo in maniera sparpagliata, quindi ascoltare prima Prosthetic, poi ascoltare Messiah Complex, poi ascoltare... oddio, che era uscito, vabbè, insomma, Invasion e tutti gli altri brani, comunque a livello, come dire, molto più random che in ordine. Però comunque mi ha accompagnato per bene, perché l'attesa c'è stata, quella band la apprezzo tantissimo, veramente la seconda band che mi ha veramente colpito molto dopo i Dream, per l'originalità che hanno. Sì. E, terza band che seguo, diciamo, non ha fatto uscire album nel 2020, però mi sono riascoltato con molto piacere, appunto li nominavo prima, i Planet X, perché da loro apprendo parecchio, soprattutto l'album Moon Babies e Quantum e Universe, cioè sono tutti e tre i loro album, non volevo dire soprattutto, perché poi mi piacciono tutti quanti, e niente, è sempre un modo per affinare nuove tecniche, per studiarci meglio, e questo, insomma, diciamo, questa è stata la mia influenza in quarantena e non solo. Allora, io sicuramente, ragazzi, come Lollo, devo assolutamente mettere in top
Virus degli Aiken, che mi è piaciuto davvero tantissimo. Hanno fatto una figata e top, veramente top. Dopodiché metterei, anche se non mi ricordo se è ufficialmente uscito nel 2020 o verso la fine del 2019, ma mi ha accompagnato praticamente per tutto il 2020, Ethereal degli Shokran, che è fighissimo, bellissimo, ragazzi, bellissimo, veramente figata, fighissimo. Figata. Ce lo siamo sentiti insieme, bellissimo. C'è una botta disumana di adrenalina pura, lo consiglio a tutti. E poi come terzo ci stavo già pensando prima, ma sinceramente non mi viene al momento un Achille Lauro. No, no, non è vero. Non è vero. Certo. Bomba anarchica. Forse sì, potrebbe aver ragione Luca con i Caligula Horse, quindi okay, non sono male. Mi sono piaciuti, me li hanno presentati proprio nel 2020, io non li conoscevo prima, quindi non mi fanno impazzire, però sì, sono bravo. Esatto. Mi sono ascoltato pure io l'album, comunque non è male, è fatto abbastanza bene, ci sono alcuni brani fighi, molto fighi. Sì, quel video oramai ha fatto il giro di tutto il Facebook, lo gireremo anche ovviamente sì. A Luis, di mio padre, okay, quando vede per la prima volta chi ne l'ha. No, vabbè, le risate. Vai Luis, vai con la domanda che ho preso, allora, che ho saltato, quella di prima. Ah, ok, l'hai saltata. Ok, allora ragazzi, le vostre tre band underground italiane preferite? Oh, wow, bella. Allora, sicuramente la vostra. Cioè, okay, prima si è sentito quello che avete fatto e... Grazie, grazie mille. Sì, sì, e... anche io. È proprio grazie. Quindi Rot, certo, è Rot, sì, perché comunque lui l'ho sentito, me l'ha presentato Luca in precedenza, di conseguenza io comunque ho sentito qualcosa anche su Instagram e per me spaccano, quindi grazie, ci stanno mille. Figurati, grazie a te invece sempre per lo spazio che ci dai a disposizione. Figurati. Poi una band che ho conosciuto qualche anno fa in conservatorio, la band di un mio carissimo compagno Gianmarco Petrucci, che ha un cognome molto familiare, vero? loro fanno dello sperimentale, comunque si chiamano Bitcoin, mi sono piaciuti molto molto sotto l'aspetto comunque generale, non mi sono dispiaciuti. Okay. E, come terzo italiano non saprei, perché il problema è proprio l'italiano, però raga, ci sono alcuni che ho sentito, tipo caspita, ce li ho di là, non mi ricordo, ma non sono italiani, è tutta roba un po' così che ho trovato, che fanno metal, tipo sì, fanno, cioè, li avevo mandati anche a Luca, che gli erano piaciuti un sacco, che facevano roba tipo devastante, poi li giro anche a te Lewis, perché sono okay, veramente allucinanti. L'album si chiama 11 2 punti 11. Non mi ricordo però il nome della band, ma va bene lo stesso. Ok. Non so cosa okay significhi, però bel titolo. Alle 11 e 11. Sì. Quello da qualche minuto, quindi. Sì. Praticamente. Invece Lorenzo? Ah, nel mio caso, allora, anche io elenco la vostra band, perché vi ho ascoltato. Okay. E La sua. Grazie. Lo specifico okay agli amici. Non vi conosco, ok, ho ascoltato, veramente un bel progetto, raga, portatelo avanti. Grazie, sicuro. E io elenco anche una band nella quale sto, un'altra band al di fuori degli AWO, ci chiamiamo Face Your Fears, non so se li conoscete. Ma ok, io li conosco, li ho passati anche in live, non sapevo però ci suonassi anche tu. Sì, non abbiamo fatto live ancora con me. Però okay, diciamo adesso ci stiamo occupando della scrittura del nuovo album. Ok. Quindi, sì, mi piace un sacco. Sì, quindi diciamo anche un modo per sponsorizzarci, per comunque veramente è un progetto molto bello, perché a proposito, parlando prima di mantenere i progetti vivi, a me sono molto contento che anche questi ragazzi che ho conosciuto abbiano una grande passione, un grande amore, e lo portano avanti con tutta la serietà possibile. Sì, perché sì, sì,
purtroppo ci sono stati anche altri progetti in precedenza che non sono mai potuti andare avanti perché uno ci aveva da fare una cosa, uno un'altra, quindi alla fine ecco, Ti capiamo io bene. Premio esatto, io premio la volontà, ecco. E, ultima band, oddio non saprei, io vado sempre su quelle che devono crescere, probabilmente anche i Bitcoin. Ci ho dato un ascolto alla fine, quindi probabilmente... Sì, avevo passato io l'album, quindi praticamente... Esatto, anche io mi sentirei di dire quelli. Ok, ecco, ok. Ottimo. Adesso entriamo nelle domande, diciamo, cazzeggio, anche perché comunque siamo da un'ora. Aspetta che mi metto 05. Nel mood, va? Aspetta, però voglio comunque dire una cosa agli amici che ci stanno seguendo. Ragazzi, se avete altre domande per Dave e Lorenzo, fatele nei commenti. Saranno ben lieti di rispondere alle vostre domande. Sì. Adesso entriamo un attimo in una questione che, tra virgolette, di solito, almeno per i video di altre band oppure interviste che ho fatto con Volt Lab o per altre cose che ho avuto, diciamo, occasione di poter vivere da vicino, ho visto che questo topic è molto, è molto comune, nel senso che non ci sta qualcuno che non me ne ha nominata nemmeno una, quindi vi dico top 3 delle TV series, cioè serie TV, vanno bene anche le serie animate, c'è cioè quello che volete, insomma. Sì. Raga, le serie TV che ho visto, allora, non sono un amante delle serie TV, sono un amante più dei film, però ne ho viste poche, quelle poche che ho visto mi sono piaciute tutte praticamente. La prima in assoluto che mi ha fatto andare giù di testa, che proprio mi ha fatto dire wow, è stata The Exorcist, una serie che potete trovare comunque su Amazon Prime per chi lo avesse. Ricordo che potete anche abbonarvi al canale di Luis se avete Amazon Prime, quindi giustamente è gratis, potete farlo, perché no, ed è fighissima. La seconda che mi ha segnato abbastanza è The Walking Dead, Fear the Walking Dead, comunque stessa cosa. Sì. E poi un'altra cosa un po' adolescenziale, comunque mi è stata consigliata, io l'ho guardata un po' così, è stato 13, che comunque mi è piaciuto parecchio. Tralasciate, ha un bel significato però, quindi parte la roba adolescenziale, ha un bel significato, quindi mi è piaciuto davvero tantissimo. Ok. Allora, io ora come ora di serie TV, pure io faccio la premessa che sono molto più cinematografico, sono più indirizzato verso i film. Allora, da adesso, dato che la sto seguendo, potrei dire da fan della Marvel, comunque mi piace vedere quello che ci sta in giro, direi WandaVision, che non è male come serie, assolutamente. Okay. È molto originale, cioè veramente apre un'altra porta della Marvel che è molto bello, è molto bella, intrigante e veramente attira perché ti porta a farti dei punti interrogativi, delle domande, insomma, su ciò che accadrà, quindi alla fine ti mette l'hype, insomma. Sì. Serie animata, i Griffin, lo stavo per dire. Ok. Sì. E ogni tanto mi ci faccio quattro risate anche quando ad esempio tornavo dal conservatorio tornavo dal conservatorio tardi a pranzo, non sapevo che fare, mi mettevo i Griffin ma me li vedevo sul computer un po' da tutte le parti, insomma, per spasso, quindi veramente ogni tanto ti rilassano e ti fanno fare veramente tante risate. Sì. E un'altra serie, non l'ho seguita benissimo, però so che è fighissima, e me l'ha confermato anche Dave, The Walking Dead. E ok. Questo, raga. Ok. Perfetto. Solo per curiosità, invece le vostre preferite? Tanto per scambiarci anche un po' le domande. Sì, come no? Anche se ne abbiamo... Sì, esatto. Io e Luigi abbiamo fatto la diretta, io e lui, la settimana scorsa o due settimane fa. Però io le ridico. Sì. Per quanto mi riguarda, sono molto una persona che guarda poco. Quindi come terzo posto metto Chuck, non so se ve lo ricordate, come serie. Che questo ragazzo, questo ragazzo che lavora in questo... una sorta di Euronics americano che però per sbaglio c'ha un database nel cervello della CIA, quindi tu lui guarda, impara le cose. Ho capito. Super comico. Poi ci sta... Aspetta, cosa avevo detto l'altra volta?
Ah, My Name is Earl, anche se l'hanno interrotto. Ok, ho capito. È una figata. Sì, infatti io vado sul comico quando vedo le serie TV, perché cerco di staccare un po' con gli altri generi cinematografici che vedo che sono un po' più pesanti. Certo. Poi come serie TV proprio, dico The Big Bang Theory, perché tipo mi accompagna da quando stavo all'elementare. 2007 prima puntata, 2014 mi sembra, o 2017 ultima, non mi ricordo. Comunque sì, mi ha accompagnato e mi accompagna tuttora, e dico a pari merito anche Young Sheldon, che sarebbe lo spin-off che sta facendo. Poi ovviamente ci suggeriscono Boris, sì, Futurama, sì, sì, certo. È impossibile dirne solo tre, però quello là che mi sono rivisto fissato, tra l'altro col pad mi facevo gli esercizi e mi guardavo gli episodi, quindi facevo il BPM a seconda dell'episodio di turno, e mi facevo tipo gli endurance, tipo i raddoppi, sì, con le mani, facevo tutti gli esercizi e bellissimo. Allora guardavo anche col pedale, me le facevo mentre guardavo. Ovviamente non lo consiglio, cioè, lo consiglio solo se l'esercizio lo sapete a memoria, perché se dovete imparare i movimenti fate, certo, solo l'esercizio. Però quando devi fare quelli là che devi stare, che magari giornata un po' così, io consiglio sempre di mettere un video, una cosa, uno si fa l'esercizietto e va avanti. Vai Luis. Esatto. Allora, io avevo detto Malcolm, non so se ve la ricordate. Madonna, no, stupenda. Esatto. E accompagnato, diciamo, un sacco di pomeriggi della mia infanzia. Poi Zick e Luther. Ah, questo non ce l'ho presente. Ok, praticamente quei due ragazzi skater. Sì. Praticamente la vedevo nel periodo... Quello con i capelli verdi e quello con i capelli arancioni, però. Non so, sì, se esatto, visto, esatto, non so, esatto. Ah, Phineas e Ferb? No, quello è il cartone, no, animato. Zick e Luther, no, quello è il cartone. Ok, no, allora non ce l'ho presente, vedi? Ma sui cartoni avrei un'altra porta che... Vabbè. Niente, poi avevo messo Breaking Bad, che diciamo è l'unica seria che ho visto. Per il resto le serie mi piace guardare sempre serie molto leggere, perché altrimenti preferisco guardare i film per quanto riguarda cose un pochetto più serie. Certo. Però Breaking Bad, esatto, mi ha preso a me tanto, è piaciuta molto anche come serie, che vabbè, ho guardato quando ero piccolo un sacco, se proprio andiamo indietro, e devo dire la mia preferita di quando ero piccolo in assoluto, Smallville. Cioè, ragazzi, okay, ragazzi, bellissimo. Sì. Cioè, bellissimo. Innamorato proprio. Le classiche, i classici primi pomeriggi su Italia 1, che ti vedi Simpson e poi Smallville, oppure quelli belli, però quelli adesso belli, c'è lo schifo, cioè mi duole dirlo. No, vabbè, sì, ma adesso a volte infatti adesso stanno forzate queste cose. Infatti stanno rimettendo Simpson e The Big Bang Theory adesso alle 14. Sì, ma sono tutte repliche. Sì, tutte repliche, esattamente. Sì. Sì, esattamente. Certo. Vabbè, poi non parliamo di che dopo mangiato verso uno si faceva Dragon Ball. Evitiamo. Lasciamo stare. Attenzione, che nostra infanzia. Cioè tu figurine dalla mattina alla sera a scuola, poi tornavi, ti vedevi gli episodi che poi facevano l'uno, cioè quello precedente e quello successivo. È vero. Sì. Augusto è vero. Commenta che non sono diversi i contenuti, siamo diversi noi. Esatto, guarda, parlando sì, pure con gente più piccola di me, ovviamente molto più piccola dei ragazzi, che siamo quasi coetanei tra di noi, insomma, pochi anni di differenza, poi c'è proprio un abisso proprio tra quelli degli anni 2000 e noi dei fine anni 90, 96, 98, c'è già un abisso di... Sì, è vero, è vero. C'è proprio un abisso, certo, di, no, anche di fruizione di contenuti. Sì. No, ma io... Allora, io lo dico personalmente perché praticamente avendo un fratello piccolo vedo proprio la differenza. Cioè, io prima veramente i cartoni animati, a partire da Dragon Ball, ma anche gli altri, che ne so, Doraemon, tutti quelli che si facevano, io non vedevo l'ora di certe cose e mi seguivo la storia. Amparo! anche. Bellissimo. Mentre adesso... Anche lo vedo mio fratello, non c'è proprio l'interesse di mettersi là e seguire una puntata, seguire una storia. Ma perché sono cambiate le cose. Poi c'è da dire anche una cosa, purtroppo, dal mio punto di vista. L'avvento dei... Passatemi questa cosa che può essere presa bene, presa male, però anche dei free-to-play come giochi, tipo Fortnite, COD,
le varie cose. È ovvio che è un ragazzino, ma anche io magari al momento sono più stimolato del dire, piuttosto che vedermi una puntata di questo, magari mi faccio una partita su Warzone, no? Sì, però sì, qui sì, sono generazioni diverse. Io da piccolo, sì, la Play 2 magari l'avevo, però cacchio, raga, Dragon Ball con il piatto di pasta davanti da piccolo e così, e cacchio, non la finivi la quante pasta, diventava colla. La mano? Quante persone, no, guarda, era... Il fatto ecco che ad esempio, e poi ogni tanto ammettiamolo, chi non ha cercato di emulare Goku con la pasta? Ma sì, sì, assolutamente, assolutamente. No, ma infatti, cioè, a parte la questione proprio cartone animato, Dragon Ball, come anche altre cose, secondo me andava a creare proprio una situazione diversa, cioè è proprio un fenomeno culturale, secondo me, che è difficile da replicare, cioè... anche tra amici, l'unione che creava, la condivisione, no? A partire, esatto, magari dalle lamin cards, i giocattoli, i disegni, cioè un fenomeno di condivisione che secondo me è difficile, ma anche perché adesso tutto, certo, quello che c'è è roba che diciamo usa e getta, secondo me, tutto molto più rapido. È prevalentemente, esatto, tutto smart, deve essere tutto molto rapido, indolore in un certo senso. Partiamo dal presupposto che a maggior ragione la televisione ad oggi purtroppo ha scarsi risultati. Cioè, diciamo, da quando le nuove generazioni, parlo, cioè da quando sei bambini, certo, già i genitori mettono il pad in mano ai figli. Quindi alla fine YouTube è la prima piattaforma in generale. Poi alla fine non si vedono più le serie, non si vedono più... Alla fine magari si vedono i tipici video di YouTube, no? Quelli per bambini e sì, quant'altro. Sì, sì, io sì, mi rifaccio perché ho dei miei cuginetti che fanno questa cosa. Quindi vedo, insomma, questo fenomeno come sta andando avanti. E rimpiango... Io sono cresciuto addirittura, ragazzi... Io sono cresciuto anche con una mentalità molto diversa addirittura alla vostra, perché mi duole dirlo, ho avuto un'educazione un po' ferrea comunque, e papà ha sempre cercato di instradarmi sulla musica e magari mi metteva a confronto due cose che erano stupide, ma per me facevano riflettere. Cioè magari mi diceva da un punto di vista, andiamo a prendere la chitarra nuova. Ma una chitarra, vi parlo anche da 350-400 euro, io avevo 9 anni. O vuoi Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3? E io dicevo, ma che, per chi mi pigli? La chitarra, andiamo! Ovvio, però comunque anche questo, cioè mio papà da piccolo mi metteva in mano le chitarre, raga. Adesso no, sì, non ci sono più queste cose, poi ovviamente... Infatti, vabbè, allora, se vogliamo parlare della musica, quello è un altro discorso. Ma proprio in generale, cioè... Il telefono a noi del 98, ma anche dei primi 2000, comunque 2000-2001, non era sta roba, era come Nokia 3310 con Snake, quindi al limite sì, ce l'avevi, ci giocavi, però non era una cosa a cui tu stai incollato così e ti rincoglionisci con gli occhi. Da piccolo sì. Sì, bro. Ma guarda che l'internet di qualche anno fa era un posto che per i bambini non era cosa. Internet l'ho iniziato a conoscere soprattutto con giochi su internet, con roba come Flash Games alle elementari, nella sala computer... E quando non passava la maestra ce ne andavamo su Flash Games, io mi ricordo queste cose. No, io dopo addirittura, quelle cose lì, il mio primo computer l'avrò avuto secondo me a 11-12 anni, quindi un po' dopo. Ma poi c'è stato un salto generazionale molto... Sì. Allucinante, molto... sì, ragazzi. Sì, sì, è vero. Ma in ambito musicale, in ambito videoludico, in ambito film, serie, comunque... Tutto. Ma anche i cartoni che vedevamo noi a 3-4 anni, comunque, e dai, ve li ricordate un pochino le cazzatine che davano su Italia 1, comunque? Sono diverse rispetto alle mezze minchiate che danno adesso, con quattro colori, molto semplici, come Peppa Pig, mi duole dirlo, però fanno rincoglionire, perché i bambini Peppa Pig incantano. È destinato a un pubblico ancora più piccolo. Allora, il fatto è che, diciamo, lui ha nominato Peppa Pig, ma anche altre cose, trattano i bambini come bambini, mentre magari noi da bambini vedevamo, riprendo l'esempio di Dragon Ball, che poteva essere...
per bambini, ma comunque su certe cose ti faceva riflettere, ti dava dei valori anche, cioè da bambino. C'erano degli input comunque diversi, sì, l'idea sì. della lotta di due che si scazzottavano, sì. quello che sanguinava, comunque ti faceva capire che ci sono delle cose diverse, cioè ti faceva conoscere solo il bene e il male, quello esatto, non... sì. sì, sì, sì. Sì, ma anche cioè per dire comunque 4-5 anni, fascia comunque un po' ancora prescolare, ma ci mancherebbe, ma non c'erano quei cartoni alla nostra età, te lo no, ma il fatto è che ma perché c'erano i Teletubbies che non è che avevano senso, eh? Io me li vedevo comunque. Sì, vabbè, i Teletubbies no, il fatto secondo me è che adesso non c'è roba che va oltre il prescolare, cioè sono tutti così e anche è vero. Anche quelli che magari erano indirizzati ad un pubblico un po' più grande, non so, che sempre roba di battaglie, tipo Ben 10 che è arrivato dopo, bellissimo. Adesso l'hanno riadattato e adesso è come Peppa Pig e tutte le altre cose, quindi non c'è più quella tendenza ad andare oltre una certa età. Sì, c'è praticamente prescolare e adolescenziale, cioè non c'è tutta questa... Esatto, magari perché danno per scontato che poi l'adolescente si sposta sui social. Evidentemente per quello. Perché c'è una differenza profonda. Io mi spostavo sugli anime, mi spostavo sui manga. Quello anche è il discorso. Se vi dico la verità, io c'ho qua che questo cartone nuovo che sia questo però è bello, questo è molto Ribbon carino. Che dà dei messaggi questo cartone che dice di non l'ho mai visto. No, fa dei tre orsi che praticamente cercano di adattarsi alla vita moderna, quindi della città, però si scontrano sempre con un problema perché ti fa capire il cartone animato che la vita frenetica moderna è sbagliata. Certo, come si bello, chiama, ragazzi? Come si chiama? Però questo l'ha fatto, questo si chiama We Bare Bears, siamo solo orsi, si chiama, infatti questo è la me l'ha regalato la mia ragazza questo. Grazie mille. No, la cosa figa è che l'ha fatto Daniel Chong, che ha lavorato anche a Toy Story, perciò si capisce che uno del team di Toy Story, Daniel Chong, e stiamo aspettando la stagione nuova. Poi ci sta per esempio su Cartoon Network c'è anche Gumball, che è anche figo come bello. Certo. Però ecco, non c'è una via di mezzo, perché io mi ricordo che quando ero più piccolo e volevo vedere i cartoni e magari andavo su qualche canale locale, compravano i diritti di Phantomen, compravano i diritti di Mazinga, compravano i diritti, cioè, e quindi cioè, tu vedevi lo scontro a Phantomen contro i cattivi da Atlantide, che cazzo è Atlantide, cioè, capisci, c'era un trip. I Digimon, chi se li ricorda? Non dirlo a me, perché io se tu mi chiedi Digimon o Pokémon non sono in grado di dirti Digimon. Purtroppo io quindi... ho ancora un bot di roba di carte di Digimon. Sì, pure io, ma guarda, veramente ci penso con la lacrimuccia, è una di quelle cose che proprio veramente ricordo, quei bei ricordi proprio, cioè, e poi anche le puntate lì davano valore a tante cose, infatti c'era proprio, ogni personaggio aveva il suo medaglione, tipo il medaglione dell'amicizia, il medaglione del cuore, e ti spiegavano bene queste cose, e anche se quello era indirizzato, ecco, a dei bambini, comunque è una cosa che anche adesso riguardo con piacere, perché non mi sembrano dei dementi, cioè è diversa la cosa. Esattamente come io. Rispondo ad Augusto, perché il punto non è l'appunto non è che dai 3 ai 5 anni, è che o si trova il cartone per i prescolari o si trova e poi si trova il cartone per gli adolescenti, non c'è una via di mezzo. Cioè sì, o vedi il cartone deficiente o vedi il cartone dove ci stanno le cose per, come dicono gli inglesi, edgy, quindi le cose molto molto quasi a cagatella da post adolescente che iniziano a svilupparsi gli ormoni, certo. Quindi non c'è una via di mezzo. Esatto. E a proposito di Davide ha citato Tenkaichi, no? Da Dragon Ball, no? Madonna. Quindi andiamo alla prossima domanda. Troppi tre video. Ok. Super Mario 64. Ok. Gran Turismo 4. Pokémon Omega Rubino. Bellissimo. È così. Perdonatemi. Sono quelli che proprio ho giocato di più.
Ci sta, ci sta. Resident Evil 4, sì, ma ne posso dire solo tre, bro, cioè non è quello il problema, ne posso dire solo tre. Puoi ritrattare uno dei tre, però alla fine la, no, la, no, la questi difficile sono quelli... il tre. Regà, ho visto quante ore ho fatto sulla remastered di Super Mario 64, il 3D All-Star su Switch, siamo a 300 ore. Tutto il 60, tutto del 64, bello, cioè non però, so neanche io perché è così, bellissimo. Bello, bello. Allora, io sono di gusti di videogiochi, anche lì sono da un lato molto cinematografico, diciamo così. Mi sentirei di dire... Allora, comunque, parlando di Dragon Ball, che ha segnato la mia infanzia, Budokai Tenkaichi 3, assolutamente. Wow, bellissimo. Mi si sono fatte giocate su giocate su giocate, tutti i personaggi... Stupendo, mi ha tenuto attivo per tanto tempo incollato allo schermo. Poi ti direi molto più recente The Last of Us. Mi è piaciuta un sacco la trama, perché comunque ha quelle cose spiazzanti che devono avere i videogiochi, perché non devono essere sempre tutti i colpi di scena comunque, quello che dico, non devono essere così scontati. Quindi si va anche di barrate pesanti sulle emozioni, perché tanto di sicuro non è destinato a un pubblico dai 3 ai 5 anni. Quindi. Sì, sì, sì. E me ne andrei anche io sui Resident Evil, direi forse il migliore Resident Evil 4, l'esatta proprio via di mezzo fra quelli successivi e quelli precedenti. Cioè, ovviamente una rivoluzione. Augusto, intanto non è d'accordo con la nostra analisi sui cartoni animati, però ovviamente la nostra percezione, ragazzi, la nostra percezione, non ti preoccupare. Sono gusti personali. Non ti preoccupare. È tutta un'opinione puramente personale, quindi è normale. Esatto, che ma poi anche non un fatto di percezione, perché magari ecco a 20 anni, 23 anni c'hai delle esigenze diverse rispetto a prima, magari ti sfugge qualcosa, poi la televisione non è che la vediamo più come prima. Esatto, sì, sì, sì. Quindi, va benissimo. E Fortnite scrivono qua Fortino. Si chiama Fortino, significa Fortino, no? RIP mitraglietta tattica. C'era quel bambino che diceva Fortnite significa fort e notte. Comunque faccio una premessa, anche i giochi arcade mi hanno tantissimo preso. Mortal Kombat, mamma mia, veramente bellissimo. Personalmente io, se qualcuno volesse saperlo, io sto giocando con Nintendo 64, però la replica, sto giocando a Tetris. Sì, quello è esperto di Nintendo. A cosa stai giocando, scusami? Il Super Nintendo. Sto sentendo bene, a Tetris? Tetris, sì. Domani sera ci sfidiamo noi due. Perché poi la cosa figa è che io ho ordinato un libro sulla storia dell'hardcore italiano. Mm-hmm. Mi hanno sbagliato a mandare il libro, ma hanno mandato il libro sui videogiochi nel regime, nella cortina di ferro, quindi regime comunista. Quindi c'è questo libro dove fa vedere che negli anni 70 anche case, diciamo, della madre Russia avevano fatto i videogiochi. Quindi mi sono intrippato, ho letto la storia del Tetris, che è, tra l'altro, ha origini in Russia, e poi mi sono messo a giocare Tetris 1 e Tetris 2, che è più bello Tetris 1, perché Tetris 2 è un po' più scelto. Bello l'1, sì, l'1 è più bello. Poi ho visto anche altre cose, poi, per chi ci vuole seguire sulla pagina dell'associazione, dove sta? Sopra. Il teschio sta lì. Il teschio, facciamo anche... parte cose di filosofia, ma poi faremo anche recensioni di libri, quindi questo verrà recensito, perché me l'hanno sbagliato a mandare, mi hanno detto te lo puoi tenere, mi hanno rispedito il libro che volevo io, e quindi mi sono fatto due libri al prezzo di uno. La cosa figa è proprio il fatto di Tetris, che ci sto andando proprio sotto, perché è un rompicapo bellissimo, e soprattutto tutti i giochi della Russia, diciamo, prima della caduta del muro, erano tutti quanti che allenavano i riflessi. E quindi questa cosa, fidatevi, aiuta tanto, soprattutto quando ti trovi la prozia che ti diceva non stare tanto tempo avanti alla televisione, che ti vengono gli occhi rossi, tu sviluppi i riflessi con te. Esatto. Raga, un'altra breve parentesi. Scusami, perdonami, dicevi?
No, velocemente dicevo un'altra breve parentesi che volevo dire sui videogiochi che veramente mi hanno preso tantissimo, che mi sono dimenticato di elencare. Ah, è vero. No, 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 li ho elencati io, però mi sono dimenticato di metterlo nella top 3 perché ovviamente qualcuno me lo ricordo sempre dopo, Scusami, però avevi detto volevo. Resident Evil come ultimo, Resident Evil 4, giusto come Sì, ultimo. Resident Evil 4, sì. Però no, volevo dire che è un gioco che veramente mi ha accompagnato da quando ero piccolo, è stata tutta la saga di God of War, cioè veramente. Vabbè, Sì. Cioè, quello penso che sia, a mio parere, un giocone con una trama fantastica. Cioè, sì, Luis, io il non mi tuo devo qual è perdere invece? uno dei God of War, io quella è una E cosa quelli che sono belli, veramente sì. mi faccio fino alla fine. Allora, la mia top 3 l'avevo fatta anche l'altra volta. Sì. Allora, Skyrim, mi sicuro. avevo messo Skyrim. Ok, Bello. c'ho veramente tante tante ore sopra quel gioco. Lasciamo Poi perdere, ci ho lasciamo messo perdere. Dark Souls 2. Ok, sì, mai giocato purtroppo. Ok, Difficili. è difficile, però Difficilissimi, sì. Troppo. la cosa figa è che si crea un rapporto amore e odio con quel gioco. Cioè, e quindi. È vero. Ok, quindi metto quello perché ho un rapporto particolare. E poi anche io ho messo i giochi di Pokémon in generale, però penso che se devo sceglierne uno, scelgo Pokémon Heart Gold che uscì Bellissimo, per il quello per DS. DS, bellissimo. Bellissimo, veramente. C'ho tante ore anche là, quindi questi qua sono. Questa è una domanda molto interessante. Vabbè, Attenzione. comunque, vabbè, lei fa un altro lavoro più redditizio del nostro, quindi Assolutamente, la lasciamo al assolutamente. suo Lei ci può lavoro. giocare, lei ci può giocare. Sì. Poi io ripeto la mia Alza il top 3, volume. giusto per par condicio, perché nessuno li ha nominati. Star Wars Battlefront come Bellissimo. terza posizione, Dragon Age Origins, anche per la colonna sonora. Ok. E poi tutta la serie, uno a caso, di Fallout. Io Belli, belli. ho avuto la fortuna. Io ci ho avuto il 3 e il 4. Io ho avuto la fortuna che in concomitanza dell'uscita del 3 ero a mare e mi rompevo i coglioni. E mia madre fa: tieni 5 euro, vai a comprarti qualcosa con tuo fratello, perché poi dovevamo risalire. E io trovai, scavando in questa cosa, la collection in italiano di Fallout 1, 2 e del Tactics. Quindi ho giocato in ordine e sono una figata perché sono un po' di nicchia perché sono visuale isometrica, diciamo a turni come i vecchi Baldur's Gate, però sono belli. Certo. Poi ho giocato ho consumato i miei anni del liceo col mio amico Alessandro che saluto, che a posto di uscire il sabato ci mettevamo dalle 4 del pomeriggio a Fallout New Vegas. Infatti, Bello, regà. non so se te Sì. l'ho detta questa cosa, Luis. Non so se magari nelle nostre conversazioni. Praticamente, cosa succedeva, ragazzi? C'ero io che davo le direttive, che mi andava a leggere le prime wiki che uscivano, e poi c'era questo mio amico che giocava. E quindi si andava a veramente fare situazioni assurde, commenti, cazzeggi. Allora, un giorno, era il 2009-2010, dissi: Alessandro, perché non mettiamo una telecamerina, facciamo un video gameplay commentario? Tanto non li fa nessuno. E lui, no, ma metto vergogna. A distanza di anni, tipo l'altro giorno mi chiama, fa grazia, però se l'avessimo fatto ora saremmo tipo miliardari, perché YouTube Italia nel 2008 non c'era nessuno che faceva È vero, è vero. video, Sì, è c'era, ma vero. forse stava nascendo Favij che copiava PewDiePie, però era proprio, potevamo avere gli stessi numeri di Favij, però va bene così, meglio la Poi musica. vabbè, c'era Zeb che li smerdava i giochi, però. Io Zeb l'ho conosciuto con Call of Duty fa schifo, e io odiavo Call of Duty all'epoca, non so perché, cioè tipo c'avevo sta fissa che odiavo Call of Duty, dovevo scriverlo da qualche parte, e quindi ho il primo video di Zeb che personaggio, Lezzo, e Lezzo, Lezzo, sì. volevi E lo sei mandi, Lezzo. una nuova domanda, oppure volevi mandiamo un video, Luis? Come Ah, io volete voi, volevo raga? mandare il video, volevo mandare il video. Volevi? Volevi l'altra domanda? Allora, ragazzi, mando un altro video degli Andena White Opera e poi ci rivediamo qui per le prossime domande. A Grazie presto. mille. Buona.
Ma bro, ho scritto il testo per il nuovo album successivo e io ancora sto pensando al precedente. È bellissima questa cosa. Dice quindi, così ce l'abbiamo pronti. È vero, effettivamente no. È così. Scrivo dei testi giù un attimo che sono tutte esperienze di vita che riduco un po' filosoficamente in un testo e ne diventano parte di me, cioè tipo The Great Wall, quella che avete appena sentito, rappresenta esattamente la distruzione figurata nel caso della storia, ma nella mente, la distruzione di una paura, quindi di un muro che abbiamo tutti quanti davanti. E l'abbattimento di questa paura, di questo grande muro, è l'unico modo per vivere, per avere davanti una nuova vita, cioè non avere più paura di quel tormento che ci prendeva. Anche in questo video, comunque, per tutti quelli che ci stanno guardando, è presente un easter egg, quindi attenzione, cioè noi eravamo già avanti prima, quindi sapevamo già che cosa fare. Tutto è stato scritto già da prima. Andatevi a rivedere i video, seguiteli su YouTube, piattaforme digitali, non scaricate illegalmente la musica dei gruppi underground, per favore, lo dico a tutti quanti. Perché no, ma anche perché il costo dei nostri album è veramente talmente tanto piccolo, cioè che sarebbe, è più una donazione che noi chiediamo, cioè una sorta di... Fidati che c'è gente che... Luis lo sa, c'è gente che scarica e il zippo MP3 FLAC. Sì, esatto, sì. Torrent, eccetera. Non ci sono, sì. Sono siti che trattano solo di musica underground e li fanno girare tutto rinuncio. Li abbiamo già trovati, purtroppo, i nostri... Sì, siamo molto più ascoltati lì che ascoltati... Esatto, cioè abbiamo delle recensioni, ragazzi, da gente che scrive in russo con scritto questi sono delle bestie, merita di essere poi comprato l'album e poi dove cacchio sono i miei soldi? Ah. Cioè, no, ma è vabbè. Bello che scrivono, meritano di avere l'album, però queste cose le scrivono nel sito. Sì, è vero. Esatto. Il sito streaming, il sito si chiama Metal Tracker di solito, oppure sono quelli. Ma, tecnicamente noi abbiamo superato 1000 copie, cioè nel gruppo mi ha superato 1000 copie su quel sito. Pensa un euro. Anche il nostro ne ha avuti un bel po' di download, tipo 200. No, ma è proprio un fatto culturale che non mi spiace, non capiscono, perché giustamente una volta incazzato sgamando l'ho scritto sotto, ragazzi, almeno se non volete comprare l'album, condividete la musica, fateci sapere direttamente a noi che vi è piaciuto. E è stato risposto sotto: vabbè, ma che ti lamenti? Mica mi lamento. Sto dicendo solo, ragazzi, fateci sapere se vi è piaciuto, perché se uno sa che ne so, la musica dei Rotte ascoltata in Russia, uno programma qualche quando si poteva suonare, poteva programmare qualcosa lì. Infatti sì. Spotify è figo perché vedi da dove vengono gli ascolti e così magari hai un attimo una tua... Anche lì poi è talmente tanto basso il prezzo di Spotify, raga, che... Sì, ma è anche gratuito Spotify. Cioè sì, c'è anche quello gratis, come YouTube. Io preferisco che uno ascolti 1000 volte il mio pezzo su YouTube o su Spotify piuttosto che scaricarsi l'album, o magari se non è convinto può anche non comprarlo, l'ascolta. Esatto. Ora che siete belli carichi, raga, vi ho fatto incazzare, entriamo nella parte proprio beat em up, quindi il versus. Sì, Luis, sì. Però annuncialo tu, così li fai. Allora, entriamo, diciamo... un po' le regole, diciamo. Ok, no, allora ragazzi, praticamente vi proporremo velocemente due cose che magari... appartengono allo stesso contesto oppure sono una all'opposto dell'altro e voi dovete sceglierne una, semplicemente questo. E poi dal pubblico, se qualcuno ha le sue da proporre, può farlo benissimo. Ma bro, sono un po' le cose che abbiamo fatto noi in questo periodo di quarantena. Preferiresti oppure... Per farvi un esempio vi metto una di quelle là che sono proprio il clou della puntata vecchia, che è questa, tipo metal versus hardcore metal. Vabbè, ma era immaginato. Ah, okay. Certo. Sì. Invece l'altra che ebbe successo la puntata prima fu questo: breakdown o breakdown. Breakdown. Okay,
Poi, certo, ragazzi, se volete comunque argomentare la vostra scelta, lo potete fare, cioè, senza problemi. Se vi viene qualcosa da dire, i breakdown sono cazzuti. Il breakdown esattamente è quello che ti fa stasera piantare. Ho voglia di cazzotaggine. Mi ascolterei, esatto, un Dark Eternal Night. Anch'io lo so, proprio per dire anch'io. Cioè, breakdown è quella cosa che ti fa proprio andare giù, che anche il tuo migliore amico lo prenderesti a cazzotti. Cioè, e lui prenderebbe a cazzotti te. Magari sei un po' più depresso dentro, quindi ti vuoi ascoltare qualcosa di calmo. Però io adesso direi breakdown totale. Breakdown. Certo. Sì. Breakdown. Allora, per la prossima domanda voglio comunque dire e spezzare una lancia a favore dell'iniziativa che si chiama Ultimo Concerto, perché in questi giorni stanno facendo dei live streaming, per esempio al Legend Club hanno fatto live streaming dei Death Strange, all'Alcatraz hanno fatto live streaming gratuito i Lacuna Coil, però la questione sostanziale non è tanto, la domanda è se i ragazzi preferiscono festival o club, ma appena possibile supportiamo i nostri club locali, perché ovviamente senza di quelli col cazzo che prendiamo avanti. Io preferisco proprio sotto questo aspetto il discorso del club, proprio per un discorso della crescita che c'è man mano con comunque con anche le persone che ci lavorano all'interno. Festival ci sta se tipo volete andare a sentirvi un po' di band, volete perderci una bella giornata con gli amici sotto anche il sole o la pioggia e volete godervi una giornata con 10-12 band che suonano. Però dal mio punto di vista, per me che comunque quando vado ad ascoltare cioè un concerto in generale devo sia sfogarmi che comunque stare attento a quello che fa la band, dico club. Il festival per me è solo sfogo totale. Sì, il club la stessa cosa anche per me, cioè il festival è molto più esterno sotto questo aspetto, nel senso che è più concentrato magari a molte... Esattamente quello che dicevo, lo sta dicendo anche Antonio, cioè se io dovessi farmi conoscere probabilmente preferirei andare a suonare in un festival, perché magari c'è molta più gente e posso suonarci. Anche altre band, cioè, e poi tra l'altro nella regione di Lorenzo si faceva, io ho organizzato con la mia associazione l'Agglutination, che come festival è un festival che è, sì, festival, ma è anche, cioè, è un festival che fanno da 40 anni solo metal, però non è grosso quanto altri festival, quindi te la puoi godere. Se ci sono venuti negli anni Dark Tranquillity, Cannibal Corpse, Rhapsody, bello, quanti... comunque gente famosa, noi facevamo, ho visto i Venom e Sodom ci sta dietro, non so se vedete la e locandina. non ci si tira molto bene. Sì, vabbè, forse si vede Homer Simpson. Ragazzi, scusate, per chiunque sia in live, mi è giunto il momento, non ti preoccupare, la maglietta rossa perché... è del batterista dei Ministri, perché mi ha fatto la dede. Oh, ma mi ha fatto la dedica sulla maglietta. No, cioè, a parte Homer Simpson, io ho visto Venom, ho visto Sodom, ho visto i Death SS, ho visto un sacco di gruppi alla Grudination. Facciamo il Pullman, però come festival mi piacciono situazioni piccole. Non sono mai stato a Wagen, Grasp, non sono mai stato a queste cose grosse. Quello non mi dispiacerebbe una volta nella vita. È un'esperienza che si deve fare, secondo me. Sì, una volta nella vita dobbiamo organizzarlo, ragazzi, dobbiamo andare. Dobbiamo andare però... sul palco, vabbè, là dipende dalle risorse, però magari suonar lì è il sogno di ognuno. Vabbè, sì, ci sono dinamiche abbastanza particolari, però la questione sostanziale, come dicono i ragazzi, i club sono proprio, cioè nei club abbiamo conosciuto il buon Luigi nel club. Sì. Hai fatto così, no, è specchio, quindi... ma chi su qua abbiamo conosciuto? Tra l'altro, sì, alla fine il club diventa il club, poi oltre a creare un rapporto tra le persone e tutto quanto, crea proprio un rapporto diverso con la band che suona, un rapporto più intimo, che sia magari una band che conosci o anche una band che non conosci. Cioè, io i ricordi più belli ce l'ho nei club, quindi anch'io preferisco il club. A livello sociale è molto più consigliabile il club. Scusate se mi alzo un attimo. Non ti preoccupare, tanto siamo in seconda serata, tra virgolette. Vai, no, non si può lasciare la luce accesa, altrimenti mi ammazzano. Anche parlando di club, anche più grossi, tipo Legend Club, per esempio, dove ho suonato e si ho visto suonare gente, comunque l'atmosfera, club grande o club piccolo, è sempre bello. Quindi sì, è bello.
E dopo la domanda, diciamo, figa Club of Festival, ritorniamo alle nostre cazzate con questa bellissima domanda. Pepsi tutta la vita, pure io. Non lo so, più frizzantezza, più, cioè, più sì, sapore, è, non so perché, sinceramente. Ha quel qualcosina in più di non lo so. Anche se io non tocco la Coca-Cola in vetro, è ottima, però la Pepsi in lattina è molto meglio della Coca-Cola in lattina. Che poi io sono l'amante della Twist. Sì, quindi a limone sei buona. Sì, a me piace troppo. Sono fan di 7-Up e tutta quell'altra roba, diciamo, della casa. Quindi, cioè... la cola dell'Eurospin, ragazzi. No, quella è, ragazzi, quella non si batte. La cola, poi che c'è la premium, poi c'è la... quella lì con la bandiera USA. Bellissima. Anche la cola. La Coca-Cola ci vuole. Non può fare, ragazzi, quando il contatto anche per le bibite customizzate. Bibita energetica con estratto di Dave e Lorenzo Armani. Il mio capitolo. Tipo la puntata di Futurama quando vanno a vedere la fabbrica della Coca-Cola di Futurama, la Slurp. Sì. Bellissimo. No, vabbè, io vidi questa pubblicità su Facebook. Vuoi creare la tua bevanda personalizzata? Contattaci. Ho detto, facciamo la bevanda, non lo so. Ci sta. Ritornando però seri, dai, alla questione dei concerti, perché ci mancano tanto. Stage dive o Circle Pit? Cioè, voi avete mai fatto uno stage dive? Non ho mai fatto né uno né l'altro, però se io dovessi scegliere, anch'io, perché comunque mi dà l'idea che comunque... sia un po' più figo, cioè se dovessi scegliere fare un circle pit. Se vogliamo fare il caos, dobbiamo fare i vortici, raga. I gruppi giusti. È uno scarico di adrenalina assurdo il circle pit, secondo me. Cioè, veramente, quando stai nel mood e si crea, è fighissimo, quindi... Anzi, ragazzi, se mettete il video del gruppo post-hardcore 8 Miles, che hanno fatto il loro... update del tour, ce l'ha data a Caserta e ci sono io che giro. Anche se mi hanno provato a sollevare per fare stage dive, ma io peso tipo 100 kg e sono tutti quanti morti. Io sì, intanto... stage dive è più crudo. Sì. Stage dive, però dipende da dove lo fai, secondo me. Perché poi se sono gli amici che ti alzano belle e buone, invece tu devi andare sul palco, devi fare la mossa e devi... buttati, circle pit nei locali, ragazzi, vogliamo un circle pit nei locali da 20 metri quadri, solo quelli hanno fatto, se vieni San Fortuna, okay. Anni che hanno fatto. Sì. Io ho visto un video dei fan che si stavano per scontrare, non so se l'avete visto anche voi, c'era una madre con il bambino in braccio. L'ho visto. Madonna, ma quello era Wall of Death, però. Wall of Death, altra grande cosa, Wall of Death. Sì. Comunque, Luis, la vuoi fare tu la prossima domanda? Dai, la mando io. Vai. Che domanda di merda. Che domanda di merda. Perché non, il problema è che non mi piace né uno né l'altro. John Lennon perché è più comunque intelligente. Lo hanno ammazzato e non si è ammazzato, è un po' più intelligente. No, a livello musicale mi piace di più John Lennon, comunque. La domanda era, o tra Kurt Cobain contro John Lennon oppure Elvis contro Johnny Cash? Forse era meglio che facevo Elvis contro Johnny Cash. No, va bene questa, va bene questa. Avrei scelto Elvis comunque. Non fare brutte battute. Vabbè. Prossima domanda la mando io. Vai. Passato o futuro? Raga, past. Per la situazione assolutamente past, perché almeno io per tutto perché se potessi tornare indietro negli anni in cui tipo il nostro genere, quindi il prog, era di voga, mi butterei soprattutto negli anni 70-80 tantissimo, raga, tantissimo.
Anche io direi past, raga, past perché anche con le situazioni che accadono adesso, soprattutto con la musica, è difficilissimo il quintuplo delle volte farsi conoscere perché ormai in ogni campo c'è una quintalata di roba. Purtroppo, cioè, ai tempi c'erano più poche cose e contavano, cioè si dava valore di più magari a determinati elementi. Adesso, diciamo, anche grazie alla tecnologia, alla musica, ma non solo quella, tutto è in mano a tutti, ad ogni genere di persona. Quindi Sarebbe era figo anche andare un po' più avanti per facile. chiedere nel 2050 è finito il Covid e sentirsi rispondere no, e quindi No, non sentirsi rispondere, punto e basta, alla fine. magari. Ragazzi, non vi preoccupate che nel 2077 ci saranno le bombe, quindi finisce il mondo. Ale pure, 23 ottobre, grazie. almeno secondo 77. Fallout, 23 ottobre 2077 alle ore 12:05. E noi il volto non lo vediamo proprio. Sì, no. E No, a proposito di... Vai, lui si dice. alla fine... No, dicevo, alla fine questa qua, per me questa domanda non è poi così scontata, perché No. per quanto, diciamo, come avete detto voi e come parlavamo anche prima delle serie e delle cose, il passato è il passato, cioè veramente ci Certo. stanno delle cose insostituibili che sono felice di aver vissuto. Quindi volentieri il passato, però allo stesso tempo, parlando proprio della musica, dell'arte in generale, io sono per il futuro, nel senso ci sono alcune cose Ah, beh. che stanno nascendo adesso, con il quale cioè, non immaginerei di poter vivere senza, sia per quanto riguarda strumentazione e il resto, anche proprio per band che sono nate e stanno nascendo. E Certo. quindi le rimpiangerei nel Anche passato. questo dobbiamo ringraziare Cosa? No, Non ho capito. dicevo, io dicevo, anche l'idea di vedere comunque avanti quella che è la nostra aspettativa di vita, quindi magari vedere quello che accadrà magari fra 200 anni, è una cosa molto figa. Ma anche quando tu aspetti un album con tanta attesa, lo vuoi, lo vuoi, lo vuoi, lo vuoi, e sarebbe bello magari andare avanti di 3-4 mesi, ascoltartelo, tornare indietro poi e dire, ok, l'ho sentito, lo butto giù su carta, lo faccio uscire prima Allora sì, io. ecco, no. Sì, Anche sì, dalla sì. risposta che è uscita, Sì. che è tutto, no, il passato è morto, il futuro è vita, certo, perché poi ci sono anche diversi modi in cui ci si pensa a queste cose. Se uno ci pensa ricorrendo, no, al legame magari affettivo con determinate cose, è normale che vai a dire passato, anche perché magari uno ha dei rimorsi, dice magari io avrei voluto fare questa cosa, se potessi tornare nel passato con l'esperienza che ho adesso sarebbe un'altra cosa. Stessa cosa il futuro, cioè la tecnologia ha fatto passi da gigante, quindi Certo. il futuro veramente apre a nuove prospettive, quindi è anche molto soggettiva come domanda, quindi l'ho apprezzata Sì, questa. il prog è futuro nel senso che comunque è sempre molto Progressivo e ideato su, evoluzionistico il esatto, progresso. sull'evoluzione, quindi è ancora un genere che secondo me per sempre rimarrà in fase di evoluzione e non si fermerà mai. Per questo lo adoro rispetto ad altri generi, perché dal mio punto di vista è sempre figo sperimentare e trovarci nuove cose dentro. Sì, E no, no, quando... guarda, secondo me la cosa figa è che, diciamo, il prog non è un genere definito, quindi Esatto. è una definizione vastissima, cioè sono prog i Dream Theater, ma sono prog anche i Protest the Hero, quindi... Ma tu hai mai sentito gli Uis i 12 Foot Ninja? Come no, cioè Passata la abbiamo fatto cover. una cover, cioè, sul nostro canale... Ma scusatemi, quello non è prog secondo voi? È prog totale, quello Assolutamente, è prog nei tempi e nel genere. Loro hanno sì. capito tutto, tutto. Quello è prog. Quindi è questa la cosa figa, che non è nulla di definito, cioè magari dici che ne so, dici death metal, sai quali sono le band, sai quali, dici prog, è vastissima come cosa, quindi è Sì. figa come Io cosa. faccio lo Certo. gnorri però, ragazzi, perché a posto di passato, futuro, dico presente. Perché il presente è già futuro, ma allo stesso tempo è anche passato. Sotto questo aspetto, sì. Quindi faccio un po' lo gnorri e mi collego Fai il alla prossima filosofo. domanda. Sì. E poi mi collego anche alla prossima domanda, che comunque sono due poli della musica, presenti e futuro anche questi, insomma. Sì, Ragazzi, per grazie. vinile si intende qualsiasi supporto fisico, non c'entrava, cioè non era Ok. bello download di Allora. essere physical copy, era brutto da vedere, perciò scusate.
oggi vai my bro, oggi meglio devi dire, oggi devi dire, cioè secondo me probabilmente mo i vinili sono la cosa più bella del mondo, però probabilmente oggi è molto più facile il download sotto questo aspetto, per cui ragionando, ecco, mo ci vuole la domanda precedente, in termini futuri probabilmente direi download, data anche la grandissimissima immensa quantità di musica che c'è. Certo, okay, no, okay. Io sono dell'idea che invece per quanto riguarda me, che artista comunque, artista, compositore, tutto quanto, il download, cioè il download, parlo di quelli ovviamente legali, non quelli illegali, sia molto meglio rispetto al concetto del comunque di quello che riguarda un CD o di tutto quanto, sia perché è plastic free, tutte queste menate che comunque sono importanti, ma anche per un discorso di prezzo, perché effettivamente quando tu vai a comprare un CD ti spacciano per un sacco di soldi della roba che effettivamente è tutta dovuta dalla copertina, il cartaceo, la figata. Se devo ascoltarmi un album e devo prendermi un album dei Dream, però me lo compro in CD. Ah vabbè, quella è la collezione. Però lo vedo più come un aspetto collezionistico, anche perché siamo arrivati a un momento dove il CD è comunque digitale, il download sì, è digitale, quindi cambia il supporto dove l'ascolti, non cambia se lo ascolti su Marantz, cioè cambia se lo ascolti su Marantz o se lo ascolti su un Denon, per dire, ma questi sono altri sì, discorsi. Bisogna secondo me prendere la fruibilità del download con il rispetto che si dava quando si comprava fisico. Esatto, quello è l'idea. Tentare di fare la, per esempio, una cosa che ho fatto col mio gruppo è di fare una tiratura limitata di audiocassette col QR code che tu lo punti, lo spari e ti scarichi anche il CD digitale. È giusto. Quindi dare lo stesso rispetto che davi magari 10 anni fa, perché avevi 20 euro nella tasca e potevi comprare 2-3 CD massimo, andavi e te li sceglievi per bene e te li consumavi anche in quest'epoca digitale. Poi personalmente a me piace guardare i booklet, vedere, leggere, fare, quindi un fatto di collezione la mia, però certo, ma anche la mia assolutamente. Diamo la stessa importanza al download per quanto riguarda la fruizione, quindi no usa e getta, perché dietro poi ciascuna musica, anche dal punk più scemo al progressive più articolato, c'è cioè comunque certo, gente che butta il sangue, tempo, sudore, soldi, programma la vita, prove. È proprio quello il discorso. L'opera artistica. Esatto, per questo dal mio punto di vista sarebbe figo, ma tempo fa l'avevo pensato, sarebbe molto figo creare una sorta di app comunque, di cloud, di tutti i dischi che uno abbia comprato fisicamente, che ci possa essere un modo comunque per averli, portati praticamente in file comunque FLAC o MP3 in base a uno che vuole scegliere, portarli direttamente su un cloud che tu puoi sentirti qui, te lo puoi sentire sul computer, everywhere praticamente. Sì, sì. Scannerizzi in un certo senso o il QR code o il codice a barre in un certo senso e ti ascolti l'album. Mettere un codice all'interno, non lo so. Potrebbe cioè, essere una buona idea, magari. Sarebbe una figata. Sì, sì, come no, cioè, come una no, figata. Sì, perché molti album, per esempio, io li trovo solo fisici. Parlo di Black oppure di hardcore di nicchia, trovo solo certo, album fisici. Altri album li trovi anche in digitale, oppure per esempio i singoli li trovi solo in digitale, nessuno stampa su più i singoli e basta. Certo. Sì, sì, sì. Una punta di favore ad Amazon va anche sotto questo aspetto: appena tu compri un disco da Amazon, ce l'hai automaticamente su Amazon Music nella sì, tua playlist. È vero. Questo è un punto di favore che è importantissimo. Regà, siete in giro, non volete andare su YouTube perché non avete tanti dati, Amazon Music, vi prendete il vostro disco e ve lo ascoltate lì. Io siccome sono antisistema dico Bandcamp perché fa la stessa cosa. Uguale, è uguale, io dico Amazon perché è un po' più conosciuto. Scherzando, posso fare lo scemo, però anche... No, però è giusto. È giusto fare questa cosa, come no? Anche incentivare la questione del vintage, tanti vinili, e molte volte col vinile ti danno il codice per ascoltare l'album su... Certo, quindi, come fanno, hanno fatto gli Aiken, i Dream, cioè un sacco di no, gente l'ha fatto. Sì, sì, sì. Sì, anche sì, perché poi ci sono tutti tipo... Ok, non sento più Lorenzo, però puoi ripetere per formare, non ti ho sentito più. Mi senti?
Adesso sì, perfetto. Stavi dicendo? No, intendevo con le Deluxe Edition, ad esempio. Io ho visto, avevo quelle dei Dream, perfino la pennetta ti davano con il contenuto dei Dream. Le Deluxe si stanno un po' sbizzarrendo tutti, tipo i Cannibal Corpse. I Cannibal Corpse sono fatto uscire tipo 15 versioni dello stesso album, diversi colori, album un po' come mi hanno ricordato i Transatlantic, l'ultimo album uscito. Hanno pubblicato tre diverse versioni con diversi arrangiamenti all'interno dei brani, cioè ormai stanno inventando di tutto di più. Beh, sì, è vero. Gli amici, sì. Cannibal Corpse, oltre al CD normale, hanno fatto uscire Digipack. Vinile rosso sangue splatter, vinile sì, marmo, splatter, vinile sì. Verde, vinile con gli adesivi, vinile, vinile. Vinile esatto. Vinile senza vinile. E a proposito fantastico. Di vinili, PFM o Yes? Questo PFM. PFM, regà. Perché doveva essere Black Sabbath o Black Flag, però voi non siete tipi da Black Flag. Regà. No, direi PFM perché ci sono più legato. Anche io... perché in questo periodo cioè, è stata l'unica band che ci ha risposto effettivamente su Instagram e ha risposto praticamente sì. O Friends o comunque Sfogli, uno dei due è stato sicuro perché sono quelli che usano i social di più e ci hanno risposto che siamo bravi, che comunque ci hanno ascoltato, cioè ho apprezzato anche questo. Poi ci sono attaccato da quando ero piccolo, quindi... PFM. Io la PFM qua vicino ad Avellino. Magari, non sono mai venuti qua. Io l'ho visti, questo paese, un po' spero si chiama Tripalda. No, pieno PFM di... veramente. A me è piaciuto tanto il concerto, poi hanno fatto anche vari middle, mi è piaciuto un sacco. Con Sfogli o con Musida? No, con Sfogli, è stato l'anno scorso. Allora, penso l'anno scorso, sì. Prima del lockdown, quindi penso tra gennaio e febbraio dell'anno scorso. Ho capito, fighissimo. Anche loro sono la nostra influenza, ragazzi, insieme ad altre band come il Rovescio della Medaglia, il Banco. Sì, le Orme, cioè tutta roba che comunque oramai è qua dentro. Lo senti a voglia. Allora, ragazzi, ultima domanda di quelle serie. Io direi gatti. Ho tutti e due, non però sono un tipo da gatti. Preferisco il gatto. Motivi particolari? Io sono nato che io sono in campagna, no? Quindi ho sempre avuto i gatti fuori casa, ma... Ecco, pure io, dietro, io ho visto un'intera generazione crescere insieme a me e non ti ci puoi non affezionare, poi diciamo i gatti sono molto più, oddio, non ti si attaccano troppo, magari non dipendono troppo da te. Di solito quando tu prendi un cane ti devi prendere una grandissima responsabilità, il cane sì. Ti segue ovunque tu vai, poi dipende anche dalla razza e da tutto, però diciamo... Il gatto e poi io non ho vantaggi mai in casa, a differenza di Dave. Per cui sì. Dai, sono simpatici, ti fanno ridere, si mettono davanti alle finestre, ti rompono le zanzariere a volte. Io molto semplicemente perché da piccolo preferivo gli aristogatti alla carica dei 101. No, non è vero, però sì, cioè preferisco il gatto anche per un discorso comunque di indipendenza, poi mi piace un po' di più. Intanto okay. C'è una testimonianza di Augusto, perché lui è di Chiari, dove appunto c'è proprio la premiata forneria. Minchia! Grande! Cavolo. Fantastico! Beato te che hai avuto questa possibilità. Sì, ho avuto questo onore. Bello. Già. Sì. Poi soprattutto loro sono, almeno da quando fu la mia esperienza, loro fanno così, loro hanno il palco ovviamente, poi c'è una sorta di... tenda tra virgolette dove loro dopo ogni concerto fanno sempre meet and greet, cioè tutto sì. Lo fanno sempre e la cosa figa è che rimangono pure tanti minuti a parlare con le persone. Bello, sarebbe fighissimo. Anzi, loro erano anche diciamo almeno quando sono andato io molto sorpresi dal fatto che avessi la maglia dei Death, penso sì. E allora diceva, ci stanno i metallari, che ha detto, no, vedete che i metallari amano la PFM, cioè nel senso che ce ne stanno tanti, infatti, poi si fa le salvare con maglie improponibili, e quindi sì, sì. Alla fine sì, sì. È uno di quei gruppi che piace a tutti, cioè se, certo. Fai rock, se ti piace il rock,
PFM come Osanna oppure altri gruppi sul è vero soccorso, che tra l'altro hanno fatto anche delle incursioni più sul pop, anche se di molto di qualità. Sì, eh. Sì. Comunque sono conosciuti pubblico. Per esempio, mi ricordo che una delle prime canzoni del Banco fu Moby Dick e Paolo Pa, che Paolo Pa è un po' più come posso dire, un po' più gioviale, anche se la tematica non era tanto banale, certo. Per cui è uscito. Quindi PFM assolutamente, poi perché batterista è una figata, doppia batteria, fanno lo scherzo ritmico, minchia, fantastico. Sì. Poi comunque sono delle bestie, cioè live in USA che era un qualcosa di allucinante, raga, avevano la nostra età e già aprivano i culi a tutti, mamma mia. Ho sentito in un'intervista che loro in America, siccome non c'era internet, facevano 2 concerti al giorno, mattina e sera, tutti i giorni. Comunque, il batterista ha fatto il provino pure per il Zeppelin, Renzi Cioccio. Avete visto l'intervista dove gli hanno chiesto di fare la provino per la riunione delle Zeppelin? Lui disse, ovviamente, lui mi sembra che o lo fece o non lo fece, oppure consiglio stesso al gruppo di provare col figlio di John Bonham, proprio per un fatto di onestà intellettuale, cosa che manca nel mondo moderno da un po', insomma. Certo. Mi avessero detto, se hai preso personale quelle Zeppelin, io sarei andato da capofitto, anche se non mi immagino suonare una cosa del genere, anche perché certo, beh. Così. Però un sacco di roba figa pure scritta da loro, e tra l'altro Marco Sfogli, se non mi sbaglio, ha collaborato anche con James Labrie, quindi sì. Anche con Virgil Donati. Ah, Virgil Donati, sì. Nel suo disco, oddio, come si chiama? Life qualcosa. L'ultimo disco di Virgil, comunque, che è fighissimo. Sì, l'ultimo è Ruination, però Ruination. In This Life penso che sia il primo disco di Virgil Donati, che è molto simile ai Planet X. Ci sta Marco Sfogli che fa diverse tracce. Sì, infatti sì. Lo si può vedere in un video che ha pubblicato, che ne ha pubblicati due, uno si chiama Red Air, una cosa del genere, un altro Reason, fighissimo, comunque veramente fighissimo. Luis, allora, queste sono 2 ore e 20 che siamo in diretta, non sembra? No, infatti il tempo è volato, comunque non me ne sono reso conto. No, neanche io, praticamente neanche io, però mi sono divertito tantissimo. Sì, anche io. E invece tu, Luis, scusami, ma solo per curiosità mia, così, Marco Sfogli, cosa ne pensi? Guarda, io sono sincero, non ho mai. Non, cioè, è una band che ho ascoltato veramente troppo poco per poter dirla mia. Cioè, è giusto qualcosa che mi hanno consigliato magari durante le dirette, quindi è una mancanza che ho. Cioè, no, io parlo proprio di Sfogli come chitarrista più che della No, PFM. non l'ho ascoltato abbastanza, quindi non. Compiti per Poi. casa per la prossima volta. Esatto. Scrivi 100 volte sul diario, devo Marco Sfogli. ascoltare. No, non mi Ogni volta che fidare. scrivi Marco Sfogli, sfoglia la pagina. Sfoglia la pagina, in un'altra mano metti la sfogliatella mentre sfogli la pagina con Marco Sfogli. Vabbè, Luis, ma lo mandiamo un ultimo video prima dei saluti, oppure ci vogliamo già salutare così, come vuoi? Allora, io direi facciamo i saluti e mando il video di chiusura, già che ci siamo, no? Va bene, va Salutiamo bene. i pochi rimasti, i pochi superstiti che ringraziamo. Comunque, ragazzi, Grazie a tutti, davvero. oggi è stata una bella affluenza, quindi complimenti sia a tutte le persone che vi Grazie. Io supportano, che ringrazio soprattutto a voi che ci avete permesso di fare questa fantastica diretta, live, intervista. intanto stanno minacce che arrivano nei commenti. Comunque, no, davvero, grazie a Luis per la mille, disponibilità, e che grazie a tutti quanti per aver sì. risposto, aver scritto, è stato fantastico, ci voleva. Poi mi dispiace avervi fatto far tardissimo, però comunque È la prassi, non ci vi voleva. preoccupare. Ci Anzi, siamo no, conosciuti meglio, dai. il fatto, sapete qual è? Esatto. Che meno male che parlate voi, perché di solito parlo io e facciamo le dirette di 3 ore, invece perché Raga, io. ci vediamo fra 5 minuti su Warzone. No, guarda, pure io mi sono divertito tanto, cioè poi è stato un piacere ospitarvi, perché poi
abbiamo un sacco di cose in comune, condividiamo un sacco di cose, quindi è stato È divertente vero. conoscerci meglio. Grazie mille. Ci voleva. Mancherebbe, io dico sempre, Assolutamente. tra i gruppi di oggi che crescono, ci dobbiamo unire, dobbiamo farci forse andare avanti tutti insieme. Assolutamente sì, Sì. assolutamente sì. Quindi da parte nostra ci avete sempre tutto il supporto possibile. Per noi è Fa un piacere. molto piacere poi conoscere il vostro progetto, perché a parte che seguivo le live con Luigi, ma poi fondamentalmente ho avuto proprio pochissimo tempo per ascoltarvi, quindi è stata una scoperta quasi in diretta. E poi Sì. personalmente sono il tipo che ascolta di tutto, quindi ben venga che ci siano generi che diciamo diversi tra di noi, anche di ascolti, ma soprattutto anche la questione supporto deve andare oltre la nicchia, tra virgolette, perché poi alla fine fondamentalmente è una cosa che ahimè non tutti capiscono, ma dipende anche dall'attitudine di ognuno, e che a prescindere dal progressive, dal death, tutto quello che volete, bisogna far capire alle persone che di musicisti ce ne sono, di una scena potrebbe costruirci, perché di fans ce ne sono, e lo vediamo anche quando andiamo a vedere i concerti degli altri. Alla Certo. fine è una questione anche di portare cultura, e penso che la musica in tutte le sue forme sia qualcosa che possa solamente arricchire. E la cosa figa è che è una cultura talmente inclusiva che praticamente la bellezza sta proprio nelle differenze che Ne ognuno ha. beneficiamo tutti e quattro in questo caso, regà, Sì. perché abbiamo fatto una bella conoscenza. Comunque poi io ho conosciuto Graziano, lui già lo conoscevo, non ci siamo mai parlati Io ho così faccia conosciuto tutti e a faccia. due voi e Sì. grandissime persone, raga. Però ci vediamo, Luis e Graziano, cioè ci dobbiamo Come no? vedere per forza. Assolutamente. Sì. Quando vengo giù da Luca Paciet al Cassino, facciamo Oh, speriamo Cassino. di farlo tutti e due, tutti e quattro, Guarda insieme che a tecnicamente, se le cose vanno bene, ci doveva essere un concerto che dovevamo fare a Caserta, che sarebbe proprio una via di mezzo tra tutti quanti, insomma, Giulia. Perfettissimo. con noi e Allora Rocco. andiamo a dormire da Raul, che è di Caserta, quindi è a Esatto, andiamo a posto. dormire da Raul, ci facciamo. Sì. Sì. Ci facciamo una bella, diciamo, bella suite di cazzeggio di serata. No, è Ci bello, sta, bello. ci sta. Sì, Ma poi la assolutamente, ci vuole, cosa ragazzi. figa è anche, ecco, questa sinergia, perché nonostante il periodo, quindi nonostante non possiamo fare tanto, io penso, in primis perché suono anch'io, che ogni spazio buono per raccontare un po' la nostra esperienza sia da baciare le mani, cioè sia da non prendere come scontato, perché vediamo, stiamo vivendo in un periodo dove ci stanno un po', io sto leggendo un sacco George Orwell, però ci stanno un po' Bello. ghettizzando, no? Una questione di fare solo, di metterci parocchi, di fare solo certe cose, di farci Esatto. vivere la vita in maniera meccanica. Purtroppo sì. L'arte non ci fa vivere la vita in maniera meccanica, perché ci fa pensare, ci fa svagare. L'amore per questa cosa l'abbiamo da chi, ecco, fino a quest'ora rimane dal vivo a parlare, e potrebbe anche continuare a parlare. Infatti, il 1984 non è così distopico, ahimè, aggiungo. Però la questione fondamentale è proprio questo, cioè adesso la cultura inclusiva della musica qual è? Che siamo differenti, le nostre divergenze, tra virgolette, non annullano la nostra differenza, e per citare Bakunin, vorremmo vivere tutti quanti in un mondo armonioso in cui tutte le differenze si possono appianare nella maniera più pacifica e armoniosa possibile, dove Fighissimo. una cultura, diciamo, evolve l'altra. Quindi la bellezza Certo. della musica, dell'arte, è proprio nella diversità. Quindi preserviamo la diversità nella musica, quindi che ci si ben venga influenze diverse, ben venga fare prodotti diversi, perché la cosa Dai, quel figa è tipo di poter linguaggio che vivere unisce tutti. queste cose. Esattamente, esattamente. Quindi diciamo, Ragazzi, questa è comunque, una davvero bella fantastico, quindi... averla con la super cazzola di Graziano. Abbiamo finito la puntata, penso. Grazie comunque, veramente tantissimo. Grazie mille, sì. Di E nulla, raga, di nulla. grazie a Luis, che ha messo in piedi tutta la, diciamo, la situazione di questo canale Twitch. Poi siamo anche live su YouTube e su Facebook. Abbiamo avuto anche gli arabi, raga, quindi, cioè, puntata Sì, è completa. internazionale la cosa, raga. Fantastico. Significa che le robe orientali che scriviamo funzionano. Esatto. Ci ha mandato pure i cuori questo amico. Più scala araba friggia, più Lo altre cose. faccio rivedere per la regia. Sì, Ci ha mandato anche il cuore, quindi ci vuole anche bene. Ti vogliamo bene anche noi, fratello. sì.
E niente, raga, allora Buonanotte. continuerei a parlare per ore perché tanto ci stiamo, però Anch'io mi piacerebbe tanto, ma domani mattina ho lezioni in conservatorio. abbiamo tutti qualcosa da fare, quindi ovviamente è il caso di Guarda, ah, salutarci, di salutare il nostro pubblico. ci sentiamo tranquillamente un'altra volta. Per La giornata, sempre. possiamo chiudere. Ok, io Grazie saluto tutti tantissimo, ancora ragazzi. Un e ragazzi, spero abbraccione anche a voi. ciao ragazzi. di sentirvi presto e insomma, ci vediamo presto. Ciao a tutti. Ciao.